Bentornati ragazzuoli alla quarta sessione di Drawings and Dragons. Abbiamo fatto il giro di boa, abbiamo raggiunto l'apice e adesso la parabola è discendente, un dolore devastante attanaglia i vostri cuori. Invece io sì, me ne starò finalmente a Milano. Well, basta romani. No, scherzo naturalmente. Allora ragazzi, la puntata insulta i romani da scaletta. Ci sono state fatte delle richieste, ovvero visto che molte persone si sono connesse dopo Drawings & Dragons perché è stato sempre più figo, ci è stato chiesto che dalle persone che ci hanno seguito a casa che vogliono conoscervi un pochettino meglio. Tipo un'interrogazione, non mi sono preparata. Questa non ce l'avevi detta, però. Certo, è sono bello. Si può inventare? Assolutamente. E quindi, oltre diciamo una brevissima introduzione su di voi, anche se sarete a Lucca, Riccardo? No. E che cosa farete? E su cosa state lavorando, se lo potete dire? Qualcosa giusto per far sì che le persone vi conoscano un pochettino meglio. Partiamo con Lorenzo Magalotti. Certamente. Come aprire Lorenzo? Allora, dovete sapere che Michele questa sera non sta benissimo, quindi lo tormenterò tutta la sera. Era proprio quello che... ci eravamo messi d'accordo. Assolutamente, Cristina. Sì, bene. Vabbè, io sono Michele Monteleone, e sono sceneggiatore di fumetti e ho scritto per Dylan, ho scritto su Orfani, ho iniziato la mia carriera con un'autoproduzione, si chiamava Villain Comics, eravamo cattivissimi. Tu cattivo? Con la cattivo quanto grosso. Rubavo le caramelle ai bambini. Quest'anno sono a Lucca e esce, alla Bao Publishing hanno il mio ultimo fumetto che è Senza Ombra, il più amato dai giocatori di ruolo. Non è vero, però l'ho buttato là. Che è una grafica novel fantasy. E invece di nuovo proprio esce... Di nuovo invece esce Caput Mundi, la seconda stagione che ho scritto con lo suo figuro laggiù. Roberto Recchioni, curatore di Dylan Dog, sceneggiatore di varie cose, ogni tanto disegnatore, giocatore, sono del Capricorno. O poi filantropo. Un attimo che dà l'account Tinder, c'è un secondo proprio. Seguitemi su Instagram. Vabbè, un po' ingiusto presentarsi dopo curatore di Dylan Dog. No. Sono Dario Sicchio. Di qualcosa curerai? Sì, dai, anche Michele sta male. Michele a casa. E sono Dario Sicchio, uno sceneggiatore di fumetti e ho esordito poco più di un paio di anni fa con un webcomic chiamato Quarter 10 insieme a... Dove stai sotto? Tu? Sì. No, sto sopra. Stai sotto, insieme a lui. E da lì poi ho iniziato a lavorare abbastanza stabilmente nel mondo del fumetto. Ho lavorato per Magic Press, Star Comics, Editoriale Cosmo. E anch'io sì, sarò a Lucca e sarò a Lucca, l'ho spoilerato lui perché però lui l'ha detto con un sorriso più bello del mio. Tocca di là? Sì. Non so, vuole che te la rodi anche io, ma non posso saltarla. No. Denis Venanzetti, lavoro in Asmodee Italia ormai da 5 anni, ho ricoperto un sacco di ruoli, ho fatto commerciale, customer care, adesso faccio traduzione e revisione dei giochi da tavolo, ho lavorato anche sul manuale del giocatore, questa è una piccola fiore all'occhiello. Il manuale del giocatore di... Dungeons and Dragons. Vai che ha detto nome giusto del gioco. Dai, non li sbaglia. Ha detto il titolo del film. Questo è in inglese, questo. È in inglese. È in inglese? E questo è in inglese. Che sola. Quello. Facciamo vedere tutte le cose. Vabbè, basta, ma abbiamo fatto la scelta. Basta, e poi sa che tocca a lui. Tocca a me? Salve. Lillo Ricchi. Riccardo Torti. Trapper. Ah, così, veramente. Vabbè, disegnatore di fumetti, sceneggiatore occasionalmente, lavoro su Dylan Dog, su Foruz, di cui sono stato anche curatore. Continuo a lavorare su Foruz perché si può dire che comunque stiamo continuando a lavorarci. E tornerò breve su Dylan. Ho aperto. Il curatore che tiene. Spoiler! Secondo me
io mi preoccuperei. Alza la cartellina e fa. Aspettate, Riccardo, Riccardo, Riccardo. In giro. E ho fatto il cattivo un po' su Facebook con un personaggio che si chiama Dorti Marci. Ho iniziato a lavorare con Roberto e Lorenzo Bartoli in Eura su John Doe. Anche io. Ho fatto pure un po' di cartoni animati, le Wings, cosa di cui vado molto fiero. Wow. Bombo le Wings. Cazzo, nerd, geek, giocatore di polo, giocatore di videogame. Parola Lorenzo Magalotti. E Lorenzo Magalotti. No? E a volte la domenica Lorenzo Magalotti. Io sono appunto Lorenzo Magalotti e ho disegnato una graphic novel che si chiama Moneyman, che parla del fratello di Walt Disney, per Tunue. Poi ho disegnato sotto sceneggiatura di Dario, Walter Dice, come dicevamo prima, e poi Chiodo Torto volume 1, sempre con sceneggiatura di Dario. E ho lavorato anche a dei videogiochi che si chiamano CAG, Comic Adventure Game, ecco. E di base questo. Beh, direi che... presentarti anche tu. Dai, come se non ti conosco, però vai. Ciao! Io sono Nicola De Gobbis, sono Nicola De Gobbis della mattina alla sera. Ogni tanto la sera sono De Gobbis Nicola, proprio quando voglio fare... No, vabbè, sono il fondatore di Need Games, vado fuori testa per il GDR, se non si fosse notato, cioè li amo selvaggiamente. Lavoro per Asmodee, seguo D&D, sono il coordinatore non ufficiale della League in Italia, seguo un po' di League e abbiamo provato in Italia il gioco organizzato in ogni sua forma, abbiamo provato in Italia le avventure multitavolo e con Need Games cerchiamo di sfornare sempre delle bombe atomiche e farvi giocare il più possibile per farvi ruolare duro sempre, ecco perché c'è il nostro motto aziendale. Chi non mi conosce adesso mi conosce. E cioè, soprattutto ti stiri i capelli. Io non mi stiro i capelli. Ufficiale, io sono successo. Allora, a Lucca, chiunque vuole può venire a svegliarmi al mattino. E con questo no, perché dormo con mia moglie, quindi non ci posso dare fuori vecchio. Sì, per fortuna non vede, perché sennò mi fa un culo così. E vedete come sono i miei capelli al mattino. Semplicemente sono bellissimi. Cioè, non è che... sono meravigliosi, basta. A Lucca, chiunque vuole, può venire a svegliarmi al mattino, e basta. Allora ragazzi, la volta scorsa sono successe delle cose, ma prima, mi dimentico sempre, un ringraziamento a tutti quelli che stanno rendendo possibile Drawings and Dragons. È veramente bello vedere come sta crescendo questa serie, possiamo chiamarla serie, l'affiatamento che c'è al tavolo tra di noi, parlavo prima con Denise, mi sembra proprio di andare a giocare a casa di amici, cioè ormai è come avere il gruppo fisso per la sessione. Ma in realtà, ragazzi, per far andare avanti la baracca c'è un sacco di lavoro dietro. Innanzitutto Asmodee, che ha fatto partire il progetto, la collaborazione con Io Gioco e Gioconomicon per fare tutta la parte tecnica e anche tutto il discorso di location, eccetera, eccetera. I ragazzi, comunque, che sono persone straimpegnate, che si mettono a disposizione per giocare con noi. Ma ragazzi, qui ha più giovane, c'ha 40 anni. L'idea è che da quando si è vestito a modelli Ricky... chi era tutto responsabile? Tutto il service che si occupa delle riprese, dell'audio, di mettere la sigla, i nostri fan che ci aiutano un sacco, hanno creato la sigla. Claudio Sacco ci ha fatto tutta la colonna sonora, mi dispiace, però questa sera non c'è il mix audio, quindi dalla prossima puntata ci saranno anche le musiche. Ci dispiace questa volta, Claudio, scusaci, cioè, hai fatto una figata allucinante, però non siamo riusciti a metterle. E Roberto Rossi, Rob, Don Orso Gufo, che fa un lavoro eccelso nel gestire tutta la chat. E tutte le persone che ci scrivono, che ci seguono, grazie, perché è veramente bello sentirsi così apprezzati, davvero grazie mille. Speriamo veramente che possiate rigiocare le nostre avventure dopo anche voi a casa, quando le metteremo da scaricare. Ci chiedevano le schede dei PG, che ci scordiamo puntualmente. Sì, allora, le schede dei PG, ragazzi, dovete capire che le faccio tenere a loro, non ce le ho io. Questa settimana qua vediamo di metterle, hanno sia quelle di terzo livello, no, quelle di terzo livello non ce l'hanno più, perché sicuramente tutti quanti avete riscritto sopra. Sì. Io l'ho scansionata quella mia di terzo livello, però. Ma che cazzo dici? Io è il cazzo. Ma è scansionata. C'è uno dei compiti. E
facciamo quelle di quarto livello, perché comunque dal prossimo livello sarete più alti, la prossima sessione sarete più alti, quindi dal quarto livello. Spoiler. Sì, perché voi dovete capire che da quando è iniziato che Riccardo mi scrive palla de fuoco. Palla de fuoco. Palla de fuoco, e dalla prossima volta potrete lanciare palla de fuoco. Però sarà tutto dentro l'acqua. Sarà comunque divertente. Palla de fuoco. Detto ciò, ragazzi, cosa era successo l'ultima volta? Non stai chiedendo a Michele. C'ha lo sguardo verso Lorenzo. Prendi per Michele, è più divertente. Io lo so. Aspetta, perché Michele sta male. Michele, potresti iniziare dalla prima sessione, per cortesia? Cioè, nel senso che devi iniziare da capo e giocarla tutta da capo. Bravo, Lorenzo, lo puoi fare assurdo, per favore. Dalla prima sessione? No, no. Dall'ultima. Che mi fai? Gli fai handicap. Allora, nell'ultima sessione. La maglietta te la sei fatta fare? No. L'hai trovata? È fallita. L'hai trovata così? Sì, 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 una vera birra che però è fallita, quindi non sto facendo pubblicità. Perché... No, perché se uno spiegavi sembrava un po' autocelebrato. Sì, no. Non lo lasciare il dubbio. E dicevo, nell'ultima sessione cosa è successo? Noi abbiamo completato questo dungeon nella quale all'inizio abbiamo incontrato una statua di Xanatar, che è questo beholder, giusto? Ok, giusto, sta benissimo. No, no, bravo, grazie. 10. 10 di ispirazione, un botto. In questo dungeon abbiamo incontrato prima delle guardie, poi un simpatico mimic che ha mutilato un nostro compagno di cui non farò il nome. Mutilato da chi? È stato il mimic. In realtà sì, non è stato il mimic. È stato il mimic. Certo. È stato il mimic con molto aiuto da Crosta, ma anche da parte di Marvin. Dopodiché, andando avanti, abbiamo trovato due simpatici carcerieri che tenevano prigionieri gli arpisti, che però per me erano masterbirrai. Pensavo fossero simpatici. Ma trovi simpatici? Beh, io mi sono divertito. Senza sperare. Io mi sono divertito. Sì, un po' creepy. Sconfitti con un inganno da parte nostra questi due carcerieri, siamo riusciti a liberare gli arpisti, ma soprattutto Bibi, che era il fulcro della nostra avventura. Quindi abbiamo liberato Bibi, dopodiché però ci hanno accerchiati, o meglio non ci hanno accerchiati, è arrivato Xanatar che ci voleva corcare, sì. E grazie alla nostra memoria ci siamo ricordati che la capa degli arpisti con il nome impronunciabile, cioè Vacca. No, Vacca. Vacca. Me lo so segnato. Era Vacca. Vacca. Il Vacchero. Parla bene. Ispirazione. Sì. Batra ci aveva detto di dire agli arpisti di contattarlo, ci avrebbe portato fuori dal dungeon. Siamo arrivati fuori dal dungeon, dove abbiamo rincontrato sia Batra e sia la nostra vecchia conoscenza Aurinax. Bello. Quindi adesso siete nella torre della Wizard. Dov'è la mia stellina? Preparati prima. È stato molto bravo, sono quasi sconvolto. Non avevo bevuto tanta acqua l'altra volta. Ah, esatto. E vi trovate adesso in questa stanza. Vi ricordate che era piena di libri, con questo fuoco acceso, col camino acceso, dove c'è Aurinax che vi stava parlando, si è presentato a voi e vi ha spiegato che c'è questa battaglia, anzi Vahra ve lo diceva, che c'era questa battaglia che da molto tempo imperversava, e Aurinax aveva preso parola. Vedete che Aurinax si appoggia a questa grande staffa e pian piano cammina verso Bibi. È da migliaia di anni che la guerra tra draghi cromatici e draghi metallici impervia. Su ogni piano e addirittura in ogni universo, lo scontro tra i draghi è un evento ciclico. Folli adoratori di Tiamat e della sua stirpe la risvegliano per far sì che porti morte e distruzione sul loro mondo. Ed è per questo che Bahamut, sovrano incontrastato dei cieli e signore di tutti i draghi metallici, interviene per sfidare la sua perfida e malvagia sorella. Ci sono universi dove, a seconda delle ere, i draghi erano molto diffusi, e ce ne sono altri dove i draghi stessi si sono trasformati in piani astrali, creando zone abitate dagli esseri viventi. Siamo creature estremamente intelligenti, e forse proprio per questo non riusciamo a fare a meno della guerra. Vedete che Aurinax, avvicinatosi ormai davanti a Bibi, che lo guarda, sorridendogli, pian piano si sposta la veste e si inginocchia. Chi nel capo?
Mio signore, vi chiedo umilmente perdono se non ho potuto difendervi meglio. Ma come potete capire, non potevo permettere al nemico di nutrire qualche sospetto. Vi chiedo di perdonare questo vecchio drago. La mia vita vi appartiene. Bibi, quando vede questa scena qua, guarda il vecchio in maniera un pochettino sgranando gli occhi, non capisce bene cosa sta succedendo. Dopodiché, col suo braccino, cerca di rialzarlo e vedete che effettivamente appena lo tocca, cioè il vecchio si rialza quasi immediatamente. Aurinax è molto anziano, è un nano molto molto anziano, e inizia, nell'esatto momento in cui si alza e Aurinax lo guarda sorridendo, inizia a giocare con la sua barba. Mentre cerca di mettersi a posto la barba, vedete c'è questa piccola creatura che continua a tirargliela, vi guarda. Quello che vedete è l'avatar di Bahamut, il nostro signore, nella sua forma più pura. Non sa cosa sia il male, e proprio per questo è in costante pericolo di vita. Da qualche parte, qui, nelle zone limitrofe di Waterdeep, è sepolta la lacrima di drago, un potente artefatto in grado di risvegliare la coscienza del nostro signore. Dobbiamo trovarla assolutamente prima dei nostri nemici. Ma questa sera riposate, amici miei. Ne avete veramente bisogno. Domani vi contatterò io. Tanto sarà facile trovarvi. Kryn, vedi che Aurinax, quando dice questo, ti guarda, ti sorride e china il capo. Tu non capisci perché. Ma fa un sorriso. È ancora lì. È ancora lì con voi. Perché il suo signore si è incarnato in un bambino inconsapevole e completamente puro? Quando il pericolo di Tiamat diventa una cosa reale, Bahamut deve risvegliarsi. Okay. E per questo viene scelto un avatar che possa racchiudere il suo potere. Far arrivare immediatamente Bahamut sul nostro piano creerebbe veramente un enorme scompenso, perché per una tale quantità di bene ci deve essere una tale quantità di male. Devono essere comparati e ci sarebbe il rischio che venisse subito attaccato dai cultisti, dagli adoratori di Tiamat. Il problema è che questa volta qua Tiamat si sta risvegliando troppo velocemente. E quindi il risveglio di Bahamut deve essere più veloce del solito. Per questo abbiamo bisogno della lacrima del drago. Ma è un artefatto sepolto, perché esattamente come è in grado di svegliare Bahamut velocemente, può risvegliare immediatamente Tiamat. E naturalmente la regina dei draghi cromatici, se non c'è qualcuna a combatterla, è in grado di distruggere tutto, in men che non si dica. In questo piano, sottoterra e nel cielo. Vedete che Aurinax è molto austero mentre parla adesso, cioè proprio non è più il vecchio che faceva un pochettino il rintontito, cioè in questo momento qua siete tutti quanti che pendete dalla sua bocca. È molto serio. E intanto c'è sempre questo Bibi che gli gioca con la barba. Che gioca con la sua barba. Bene. Mi sono perso un pezzo. La lacrima serve anche per risvegliare Tiamat? Sì. Perciò probabilmente i cultisti di Tiamat la stanno cercando al nostro pari. Questa era... No, volevo solo capire meglio questa cosa. Una cosa. Non volevo capire quanto so figo, me l'ho perso semplicemente. Sì, perso. Vuoi ispirazione anche tu? No. Ce l'ho. Ok. Abbiamo una serata libera. Io ho sentito ripociamoci. Ripociamoci. Ci fa sapere Aurinax. Cioè lui delle indicazioni precise, non dobbiamo metterci a investigare. No, Aurinax non ha idea di dove sia. Non ha idea. Aurinax ha detto da qualche parte, vi faccio sapere, nelle zone limitrofe di Waterdeep, sa che c'è questa pietra, è un drago, sa che c'è questo potere. Ma non ha idea di dove. Bene. Ha detto adesso di riposarvi per una sera, almeno per una sera. Sì. Dopodiché l'indomani vi contatterà lui, sarà compito suo contattarvi. Va bene. Tanto è facile rintracciarvi. Sorrisone,
a Cream. Non c'è scusa. No, appunto, lo sa anche lei. No. Le sue Aurinax. Non capisco la domanda. No, scusa. Vedete che detto ciò, Aurinax parla con l'Eye Wizard, che fa aprire un portale. E tenendosi fondamentalmente, c'è Bibi che gioca con la veste, con la barba, ce lo chiede, cerca di staccarselo, è molto vivace. Forza, sì, è un bambino molto allegro e vivace, che è come se fosse un bambino col nonno, per farti capire. Entrano dentro questo portale e il portale si richiude. Ah, così. Grazie. Siete assieme a Vacha. Ah no, penso fosse andato via. Vedete che fai la mossa. Ciao. La Wizard mi guarda. Avete delle domande per me? Sì. Lui sì. Aiuta. Sei single? Troppo diretto. Non mi sembrano cose di chiedere. Cosa da chiedere all'alto mago di Waterdeep? Perché? Il stregone. Sempre fuori l'uovo. È evidente. È palese. È fatta. Andiamo a cena fuori. Adesso se succede qualcosa, ma perché? Che non fai, vuole fare? Non è che dalla mano di Vakra si diverte un pugnale. No. Esce quello che sembra essere una specie di piccolo elementale di fuoco che si attorciglia sul braccio, sì. E ti guarda. Ok. Non mi sembra il caso, specialmente adesso che siamo venuti a conoscenza di queste cose qua, di tergiversare sul fatto di andare a cena fuori, di uscire assieme. È in tempi bui e oscuri come questi che non dobbiamo dimenticarci l'amore. Ah, l'amore! Cosa ne credete? Fammi un tiro in persuasione. Fammi un tiro in persuasione. Vai, fai persuasione. Fai uno, sei morto. Allora, serve questo, giusto? Il sedario. Mostre frecciadine, un po' gratuite. Molto buono, buonissimo. 25. Vedi che Vakra ti guarda, ti fa un sorriso. Se non c'è soffri. Che gusti! Vabbè, oh. Amore. Facciamo così. Sì. Risolviamo questa situazione e poi andiamo a cena. È una promessa? È una promessa. Va bene. Mi sposto se vuoi. Lei. Prendetevi la stanza! Ok. Andate a riposare adesso. Ho molto su cui pensare. La situazione è tragica. Ho una domanda. Dove siamo? A Waterdeep. In quella stanza. Dov'è la stanza? La stanza non vi deve interessare dove siete. Ok, non interessa niente. Vabbè, se siamo ancora pochi, no, io proporrei. Da che parte dobbiamo andare? Pop-crawl. Vedi che sposta la libreria, fa un gesto, la libreria si sposta e vedete davanti a voi quella che è il salone del portale spalancato. Ah. Perfetto, siamo già qua. Esattamente dove volevo essere. Io sempre dall'altro pub comunque. Però fate il dungeon. Ah, però. Ah, non era lì il dungeon. Invece che riposarci, caliamoci dal dungeon. Quale motivo? Siamo appena usciti da uno a malapena. Che dobbiamo livellare. Lo sai quando cade la bicicletta ti devi subito. Bicicletta. Non c'è. Ah, non ce l'avete qua. Vabbè, prima di ritirarci, un'ultima domanda. Abbiamo un minimo indizio di dove potrebbe trovarsi questa lacrima? Tipo nord, sud. Secondo alcuni miei informatori, anche sentendo la forza magica, proviene quasi da est di Waterdeep, ma non saprei dirne di più, è ancora troppo fievole, troppo flebile il potere, non riusciamo ancora a percepirlo. Ecco perché sto cercando di studiare con Aurinax un modo per cercare di rintracciarlo. Ok. Vabbè, quindi proprio serata libera. Yeah. Beudina dopo scroll, eh? Pop crawl. Sera tra le ragazze. Sì. Perché guardi me? Perché? Poi ribecchiamo i nostri amici che stanno ancora mangiando. Sì, stanno ancora là. Ok, va bene. Va bene, attraversiamo la soglia e rientriamo nel portale spalancato. Entrate, attraversate questa grande libreria.
arrivate proprio nel salone antecedente all'enorme pozzo all'interno del portale spalancato. Nell'esatto momento in cui tutti e sei varcate la soglia, vi girate e vedete conto che dietro di voi non c'è nulla, continua il salone. È come se vi avesse fatto passare attraverso un portale. Un portale spalancato. E nessuno nota che appariamo dal nulla? Assolutamente. Ma è una cosa abbastanza normale all'interno del portale spalancato. Considera che c'è ogni razza vivente qua all'interno. Vedete infatti che c'è il proprietario che vi guarda in maniera arcigna, un boffonghia qualcosa. E a un certo punto sentite delle voci inconfondibili. Le mie favelle sono state raccontate ovunque! Signori volo ai miei nuovi compari, Carlo e Marius, con loro andremo, gireremo ovunque. Vedi che c'è Carl vicino, così, con la mano, e c'è Marius invece che sta vicino a lui, esatto, con le dritte ballacche, esatto, no, favellando e reggendo la storia a volo, finché a un certo punto volo, continuando a parlare, perché veramente in questi mesi ne sono successe di cotte di crude. Ho addirittura aiutato degli avventurieri a sventare un colpo incredibile, scoprendo uno dei più grandi pugili mai nati a Waterdeep. Ma eccolo qua, il sommo Crostino, campione imbattuto di Waterdeep, e la grandissima orchessa sua sfidante, battuta con ignomia. C'è una roba. E vi sta indicando, e ci sono, vedete che nessuno comunque se lo sta cagando più di tanto. Cioè, lui sta urlando. Vedete che ogni tanto passa questa ragazza, l'avete già vista, questa cameriera che lo guarda e fa il volo. Meno. Anche meno. Bonnie, non si può negare la mia bravura e la mia conoscenza della storia di tutti i reami, tanto che potrei anche scrivere lo volo e la storia di come volo conosce la storia dei reami. Insomma, questo è il titolo del mio prossimo libro. Ma su, cosa fate lì? Sediamoci, beviamo, abbiamo tante cose di cui raccontarci. Naturalmente io corro verso di loro e vi saluto Marius. Beh, naturalmente appena ti vede Marius. Sono diventato sempre più forte, Marius. Ho anche rotto un braccio ad un cattivo terribile. Tu hai un quasi braccio cattivo, totalmente d'oro. Io adesso copro con la mantella coperta. Anzi, vado dal proprietario e gli do tutte le facce. Fammi un tiro di rapidità di mano per coprire il braccio. Okay. Uno. Nove. Tu riesci a coprire il braccio, però ti rimangono fuori le dita. Dovresti comprarti un guanto. Questi gesti no, per cortesia. Palla di fuoco. Palla di fuoco. Vedi che qualcuno ti guarda un pochettino il tuo guanto. Stavo pensando, Furcas, ma se compriamo una lima? Sì. Sì. Anche. Ma segniamo il quaderno delle idee. Davanti a voi è seduto Volo, Carl e Marius. C'è molta baldoria all'interno della taverna, molta confusione, e è una serata stranamente tranquilla, ovvero c'è giovialità nell'aria, non si vedono queste carrucole che di solito sono sempre in funzione per scendere giù nel dungeon sotto di sottomonte, ma vedete che sono bloccate, le persone stanno veramente riposando per una sera. Volo, naturalmente appena vi sedete, ordina subito dei boccali di birra, ordina altre porzioni di fagioli e salsicce e si siede con voi. Allora, ragazzi, raccontatemi che cosa è successo in questi ultimi due giorni. Vi ho perso che siete entrati all'interno di questo cerchio magico. Eravamo nel covo degli Zentarin di Lilket. Ci penso io a fare riassunto. Un'altra volta. Allora, prima di tutto sono diventato uno dei più grandi pugilatori della storia di Waterdeep. C'era anch'io. Appena finita questa cosa, c'era una che apriva i portali così e poi noi entravamo. C'era e poi siamo entrati dentro una cosa chiusa che però poi si è aperta e il bambino ha fatto diventare il braccio d'oro a lui. Direi che è molto migliore del mondo. È esattamente così. Di che bambino stiamo parlando? Quello di cui ti devi occupare. Quello che ti sei perso. L'abbiamo ritrovato. Tranquillo, ci abbiamo pensato noi.
Prego. Prego. Offri tu. Avete ritrovato Bibi? Sì. Sì. C'era anche una ricompensa, se non sbaglio, no? Io me la ricordo. Anch'io. Sgancia, va. Me ne ricordo un paio. No, è vero. Quel che è vero, è vero. Vi avevo chiesto di ritrovare Bibi. Mi fido delle vostre parole. Tira fuori una sacchetta con 100 dragoni. E la mette nel mezzo. Non è che è un mimic pure quello? Tesoriere del gruppo? Proprio no. Chiaramente tesoriere del gruppo. Ovviamente sei l'ultimo. Li tengo io, non saprei cosa no, fare. No, 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 li tengo io, va. Ok. Sei sì, sicuro? Sono il più onorevole, sono l'unico che non conosco. Questo li daresti a chiunque alla prima persona. Effettivamente, se mi è concessa favella. Non ti è concessa. No, non ti è concessa. Fine. Il cavaliere è la persona più indicata. Questo è ovvio. Ma c'è qualcosa che vorrei sapere di più. Perché alcuni di voi la vostra storia l'ho conosciuta, ma... The Tortis. Non ci siamo mai presentati. Sì che ci siamo presentati. Ricordavo. Ho parlato, ho avuto modo di parlare con Furcas, ho visto il pugilare il giovane Crostino con le voci all'interno della testa. Il buon Toxa mi ha raccontato del suo passato da contadino Beone, di come poi a suon di bestemmie sia diventato un chierico, cosa che a me è ancora un pochettino di difficile comprensione. Ma di alcuni di voi non conosco ancora bene la storia. Gradirei molto davanti a questi carici di birra sentirvela raccontare. Madonna, motta. Chi? Io? Gradirei se ho Crim. Ma anche no. È una storia molto corta. Il suo passato. Puoi farci un libro molto breve. Molto piccolo. Sì. Un compendio. La storia di Crim secondo volo. Ma anche no. Ma anche no. Però comunque sarebbe un best seller scritto in 30 secondi. Questo lo puoi fare. Perfetto. Effettivamente non sappiamo neanche noi nulla di Grimm. No. Mi ricorda molto quello che mi dicevano anche a me. Ma anche no, volo. Ho una di quelle facce che, insomma, ti fidi subito, non c'è bisogno. Beh, no, di questo background. Ormai compagno, no? Marvin, continuiamo a non sapere nulla. Nel frattempo io giro per la locanda e dico un po' a tutti che sono il nuovo campione di Waterdeep. Io bevo. Fammi un tiro di percezione. No, no. 11. Tu andando in giro e vantandoti, ti saltano subito all'occhio tre figure. Sono tre figure che sono totalmente incappucciati con quello che sembra essere un pesante mantello, sono all'interno di una locanda, da cui vedi apparire fuori solo delle ciocche e sono bianche, capelli lunghi bianchi, non li vedi in viso. Due hanno questo enorme mantello, vedi che hanno questi vestiti fatti totalmente di cuoio, scuro, hanno dei guanti, quindi non riesci a vedere la mano, vedi che hanno incappucciati così con questi capelli bianchi che mangiano e sono seduti ai lati. Uno, seduto nel mezzo, vedi che non gli riesce a vedere il viso perché ha la falda del cappello molto larga, ha un'enorme piuma attaccata a questo cappello, anche lui una cappa pesante, ha il cappuccio abbassato e vedi che ha questo vestito molto sgargiante, quasi fatto a righe gialle e verdi, in maniera un pochettino dandy. Vedi solo dal di lato, ti sembra che abbia una benda sull'occhio. Quando sono abbastanza in penombra, nell'esatto momento in cui vedi la fiamma sbrilluccicare e balenare, ti sembra che il colore della loro pelle sia quasi viola scuro. Non ha, su qua vedi che non ha capelli, non ha nulla, ha solo questo enorme cappello. Ma ha un cappuccio e solo no, gli altri due hanno un cappuccio. Ah, ok. Se qua solo un cappello. Quando tu vai in giro, vedi che lui, con questo sorriso beffardo, ti guarda, ha questa benda sull'occhio destro. L'altro occhio è rosso, lì ha proprio la pupilla, vedi proprio che è rosso. Ti sorride, ha un sorriso veramente sprezzante, ma quasi simpatico, ha un sacco di orecchini e riconosci essere un drow. Ti guarda e vedi che e poi continua a mangiare con gli altri. Mi avvicino e gli faccio buongiorno signore con i capelli bianchi, noi stavamo cercando uno sponsor per sponsorizzare il nuovo campione di Waterdeep, che poi sarei anche io.
nuovo campione di Waterdeep, ma è un piacere averti qua con me. Prego, siediti. Vedi gli altri due che si guardano. E lui invece davanti a te che ti fa cenno di sederti e c'è un piccolo sgabello. Mi siedo bassissimo. Voi veramente noi stiamo continuando. Sì, voi siete lì che parlate, che vedete. Mi preoccupo per il destino del mio scudiero che non vedo in giro da un po'. È arrivato appena al tavolo lì. Suscettibile alle fascinazioni del luogo. Tu vedi il tuo scudiero seduto al tavolo di queste tre persone. Due non riconosci bene che cosa sono. Uno vedi che è palesemente un drow. È la locanda del porcale sbrancato, quindi c'è un po' di tutto. C'è un po' di tutto. Ma i drow sono i drow. E allora? E vedi che c'è questo uomo qua che sta parlando, però evidentemente ti sembra tranquillo mentre parla con Crostino. Io vado alle sue spalle. Divento una figura che è pronta a appoggiarmi una mano sulla spalla nell'attimo in cui dici qualcosa di eccessivamente stupido. Nel frattempo vado all'oste, il capo della locanda. Mentre lo fanno sta cosa. Da Durnan, sì. Durnan è quello che sembra un arcigno col baffone, capelli all'indietro. A me sta simpatico. Tutti quelli burberi mi stanno simpatici. Strano. Vero? È un feeling. Ancora qui? Sì, sopravvissuti. Avresti mai detto? Conny, Bonny! Vedi che gli lancio un dragone. Hai vinto o hai perso? Ho perso. Mi dispiace. Dimmi, stregone. Mi fai un favore? Tu che sei il capo e conosci tutti. Chi sono i tre seduti laggiù? E gli indico ovviamente i tre tizi con cui sta Crostino. Persone importanti quanto pericolose, molto pericolose. Beh, la faccia pericolosa ce l'avevano, però chi sono? Posso dirti il nome di quello nel mezzo, gli altri due non lo so. Spara. Quello nel mezzo è l'uomo che è Jarlax Sebaenre. Aspetta. Cosa? Della compagnia Bregan da Erthe. Vabbè. Ciao. Della famiglia Baenre di Menzo Berranzan. Vabbè. Ok. Com'era quello? Okay. Lui ha scritto Jarlax. Pure scritto, smettila. L'ha detto lui. Sono segno. Diciamo che è meglio non averci a che fare mai. Sembra uno simpatico, però. Ha un enorme carisma, però è anche, diciamo che fa solo quello perché va bene ai suoi comodi. Non è molto da prendere in amicizia, però viene spesso qui e magari potrebbe pagare tutti. Non viene spesso qua, la locanda del portale è spalancato, però noi accettiamo tutti. Figuriamoci. Ma posso fare penante? Certo. Non ci hai fatto lasciare l'aria. Non ci hai fatto? Lasciare l'aria. Lo so. Siamo entrati con le A. Siete entrati con le A? Hai brutte intenzioni. No, però non vorrei alzare lo scudo e non trovarmelo in mano. Pensa a questo. Non ti ho fatto lasciare le armi. Perché? Ma io brutto con l'ultima volta tiro fuori di niente. Vabbè, non sei nient'altro. No. Magari perché sono qui. Penso che siano qua a prendersi una serata di svago anche loro. Vedrà? Vengono dal sottosuolo qui a bere? Ma Jarlax si è visto qualche volta in superficie. Non fa solo cose malvagie. Non me la conta giusta. Fa cose che per i suoi comodi. È un uomo al soldo di qualcuno? O solo al soldo? È la persona al soldo di se stesso. È il capo di una più grande compagnia di mercenari del sottosuolo. C'è gente che viene pagata per muoversi. Non si muove per i loro interessi. I loro ma interessi molto sono spesso, soldi. Esattamente. Questo non mi piace. Ma non te preoccupare, è vero o no? Io sto sempre dietro di lui, ascoltando tutto quello che dice, pronto a intervenire se dice qualcosa di eccessivamente. E magari potrebbe comprarci nel sacco i calzoncini con il nome. Il mio nome non so bene come si scrive, però. Quanti soldi hai bisogno, giovane pugilatore? Mi piace! Cioè, ragazzi, mi piace questo mezzelfo. Io ho sentito soldi. È in gamba. Quanti soldi avresti bisogno? Non lo so, chiediamo al mio manager. Ah! È la grande promessa mezzelfica. Grande. Marvin ti dice:
ti sei ridotto a fare questo. Mi ricordo l'ultima volta che strisciavi spezzato in due piangendo i tuoi cari. E adesso sei un guscio vuoto che fa da manager a un pugile? Certo che i Forgotten Realms sono veramente un posto meraviglioso. Waterdeep è la città delle città. Un brindisi a voi e alla speranza che mai morirà. Non brinderemo con quest'uomo. Io sì. No. Vedi che ti guarda? Effettivamente lui sa qualcosa del tuo passato. Ho perso molto. Forse ho perso un amore, ho perso una famiglia. Ma non ho perso l'amore, quindi ti sfido a definirmi di nuovo un guscio vuoto. Perdonami. Perdonami, Marvin. È che mi fa veramente ridere pensare che le persone che hanno causato così, che ti hanno causato così tanta sofferenza, il loro capo, all'interno dei tuoi amici, c'è uno dei suoi adepti, uno dei suoi allievi, e si accompagna con te. Fa veramente ridere questa cosa qua. Fa veramente ridere. Guardalo, è lì. Vedi che... Nella direzione di chi brilla? Nella sua direzione. Cosa? Giro sui tacchi. No, io mi sono perso proprio. Ero lontano, non l'ho sentito. Io ho visto che mi indica. Vado verso. Marvin. Ma mai piaciuto. Di che ti ferma? Che te a quanto pare sei nessuno degli adepti che ha ucciso la... Ricordaci, tu lo sai bene. Che molto spesso un allievo non ha le colpe del suo maestro. Certo che però legarsi ai maghi rossi del Tai. Chi dice questo qua? Non ho sentito niente. Quello che capite, quello che tu capisci, a te questa persona qua non ti sembra di averla mai vista effettivamente. Però sai, cioè capisci perfettamente. Che ne sa non di te, di tante cose che neanche voi sapete, perché comunque, a parte il background che aveva detto Riccardo, a voi lui non vi aveva detto nulla del suo passato, come sapeva che aveva perso... Scusa, noi siamo tipo a metà tra loro e tipo lui? No, voi siete con volo, siete, il tavolo è non è vicinissimo. No, non riuscite a sentire nulla. Okay. Quello che sta dicendo non è riuscito vabbè, a sentire comunque nulla. Io li stavo osservando, vedo comunque questo scambio, sì, insomma, di lui che indica lui che si gira di scatto e sempre però col boccale comincio ad alzarmi. Poi Marvin, andare in giro con una marchiata per Waterdeep, congratulazioni, ci vuole veramente coraggio. Di che parli? Non ho capito se ci pagherà. E di che indica Green? Quale marchio? Fatelo dire da lei, se lo sa. Un marchio non significa nulla. Però può dare molto. Sono pensieroso, non giro mi allontano. Tu riesci a sentire un po' di prurito sulla coscia destra, che è quella su qui, abbracciato Bimbi. Senti un po' di prudenza, senti un prurito sulla coscia destra. Come sento il comunque la suggestione. Ho sentito parlare di voi, vedete che cambia dal sorriso sprezzante inizia a essere serissimo. Possiamo parlare di affari, io so qualcosa che a voi potrebbe interessare. Non ho motivo di fidarmi di te. Mi presento allora. Sono Volo. Vedi che in maniera molto pomposa e egocentrica, cioè gonfiandosi, piacere di conoscervi avventurieri. Sono Jarlaxe Baer, del casato Baer, fondatore della compagnia Bregan d'Aert. Vedi che guardi sulle compagne. Ho avuto modo di sapere che vi accompagnate con un fanciullo molto particolare che potrebbe evitare che la catastrofe si scateni sui reami dimenticati, perché se questo dovesse accadere verrebbe coinvolta anche mezzo Berranzan e questo a me non andrebbe bene.
diciamo che qualcuno mi ha detto che da qualche parte, non troppo lontano da qui, c'è un esercito di cultisti del drago, capitanati da un particolare cavaliere con un'altrettanto particolare cavalcatura, che stanno cercando un oggetto per risvegliare la loro padrona. Si dà il caso che questo umile informatore, che non sono altri, sappia cosa stanno cercando, ma soprattutto sappia il luogo esatto dove questo oggetto è ubicato. Diciamo che se voi fate qualcosa per me, io potrei dirvi dove questo oggetto si trova. Recuperare quell'oggetto è già fare qualcosa per te. No. Visto che non vuoi che il caos coinvolga la tua terra. Io qualcosa di molto più semplice. Non voglio intromettermi in faccende che riguardano la superficie. La mia imbarcazione è particolare e necessita di un altrettanto particolare carburante. Al porto, da molto lontano, è arrivata una teca contenente questo carburante. È stato messo dentro ai magazzini del porto e all'interno di una cassa di legno con sopra il simbolo di un vortice. Non potete sbagliarvi. Dopo che l'avete preso, vi aspetterò al moro. Se me lo porterete, vi dirò tutto quello che so. Se ti appartiene, perché non lo prendi da solo? Non ho detto che mi appartiene. Mi stai chiedendo a un cavaliere per il bar? No, sto chiedendo a un cavaliere un fine per raggiungere la sua missione. Qual è il fine ultimo di un cavaliere, Marvin? Lo sai? Morire. Un fortarello, ma un prestito possiamo chiamarlo. Che scivolo, ma tranquillo. Hai un po' di anelli. Marvin, affare fatto, ti porge la mano ed è serio. Fammi un tiro su intuizione. È molto serio, vedi che ha bisogno di questo carburante qua, e in base a quello che ti ha detto prima capisci che forse è plausibile che sappia veramente di cosa sta parlando, specialmente perché aveva dato informazioni di cui voi non eravate a coscienza. Non la lascio, la tengo stretta e gli dico: accompagnerò i miei sodali in questa impresa e li proteggerò nel qual caso vengano minacciati, ma non mi mancherò mai di un furto per te. È comprensibile. Diciamo che qualcuno all'interno del tuo gruppo sicuramente non si preoccuperà di un furtarello. Da quanto ho capito del mio gruppo, pare che la loro moralità sia piuttosto discutibile. Veramente non riesco a capire queste persone che negli affari non fanno affidamento alla morale. Ho fatto cose discutibili, lo ammetto, ma sono sempre stato chiaro. No. Vi aspetterò in mezzo alla notte in fondo al molo numero 8. Una volta recuperato il carburante, mi troverete lì. Senti, mi dici un secondo dove era il posto del carburante? Nel magazzino del porto. Magazzino del porto. È in una cassa. È piccolo il magazzino del porto. Non c'è dettagli un po' maggiori. Cioè, tipo, l'arca dell'alleanza dov'è? In quel magazzino, nel porto. Ok. Penso che hai già capito dove potrà essere il magazzino. C'è nel magazzino del porto. C'è un turbine sulla porta. E Marvin, sì, Marvin. Andiamo. Ok, quindi niente vantoni autografati. Dopo, più tardi. La sedia di addestramento tanto inizia la settimana prossima. Ti sto preparando. Vedi che detto ciò, non devo mangiare, vero? I tre drow, vedi che con estrema eleganza si pulisce, si mette a posto la piuma, si mette a posto il cappello, è totalmente pelato. Un drago pelato è molto molto raro. Scusate. Si rimette a posto il cappello. È questo per farvi capire. Quindi non ha capelli. Si rimette a posto il cappello.
fa un inchino, campione. Naturalmente, dopo ti sponsorizzerò molto volentieri. Grande. Crosta del team Jarlax di Bayer. Meraviglioso. Oh. Marvin. Ovvio. E vedete che con l'ultimo sorso, ti guarda tutti quanti, vi brinda, ti dà un colpo sulla spalla, per prendere in mano, vi senti un colpo sordo. Pom. Sei bravo a perdonare le persone. Complimenti. Perdonati. Io non sento niente. Io non so neanche che ha preso sta missione. Che ci sta mettendo. Dopodiché, guarda i suoi si alzano, cappuccio. Vedi solo alcuni lineamenti, ma sono totalmente nell'ombra di questo enorme cappuccio. Escono dalla locanda. Crosta un attimo il bagno. Ah, fisicamente? Cioè, mi riunisco con gli altri. Mi riunisco con gli altri mentre mando Crosta in bagno, che tanto è del tutto inutile aggiornarlo su quando succede. Appena arriva faccio cos'è? Adesso ci accompagniamo anche con i draw? Davvero? Cosa facevi? Che mi conoscesse, anche se non ricordo di averlo mai incontrato prima. E ho l'impressione che conoscesse anche tutti voi piuttosto bene. Motivo in più proprio per non avvicinarsi, no? Probabilmente hai ragione, ma era un uomo a conoscenza di fatti che ci interessava. A quanto pare sa di dove si trova la lacrima del drago che stavamo cercando. Guarda caso. E a quanto pare, per liberarci questa informazione, vuole che commettiate il furto. Ah, guarda, ma dato me, io ho preso impegno di vegliare su di voi e di proteggervi, semmai deciderete di cimentarvi in un'impresa talmente meschina. Come facciamo a fidarci della parola di uno sconosciuto incontrato in una locanda? Non possiamo, ma non ci conosciamo molto meglio e ci siamo fidati l'uno dell'altro, forse. Io non mi fido di nessuno. Non così a ragione. Eppure guarda chi serve un ladro, sta faccetta. Fai così col braccio sinistro? Cioè ti esce dalla mano. C'è un braccio d'osso per compiere un furto. È l'unica traccia che abbiamo, ma la scelta è vostra perché io non compierò un furto. Quindi... Aurinax ha detto che stavano escogitando un metodo per rintracciare la lacrima. Possiamo aspettare domani o possiamo muoverci questa sera. È palese che ci sta manovrando il pelato. È una vostra scelta. Io non vi indurrò in un crimine. Quindi vi lascio qui a riflettere mentre io vado a portare delle cose a una persona. Ma vuole... Mi allontano. Perfetto. Un po' vago. Delle cose a una persona. Aurin ha detto che vi contatterà domani per... elaborare un piano con voi. Non sta elaborando il piano, stanno cercando di rintracciarlo col potere magico, ma però non sanno dov'è. Questo furto andrebbe compiuto questa notte. Questa notte. La notte in cui ci dobbiamo riposare. Le informazioni le ho dai tutte. Sì, sì, io dall'altro scarico. No, ragazzi, avete riposato dalla volta prima, sì, che cacchio, cioè. Sì? Sì. Non è la classica sessione dove dovete dormire, dormite, okay. Facciamo un giorno dopo, succede questo. Vabbè, cioè. Vabbè. Personalmente a me manca roba qualcosa che non mi morde. È che palesemente è una trappola. Una trappola no. Però secondo me ci frega. Ma vuole sponsorizzare. Da quello che ti ha detto Durna. Sì. Capisci che non è che è una trappola, è sicuramente qualcosa che a lui fa comodo. È ovvio. Però d'altro canto, però non abbiamo nessuna assicurazione. Marvin l'ha sentito sincero, ha detto: voi fate questo per me, io vi dico tutto, perché a me delle quello che succede in superficie non me ne frega nulla. Però, cioè, gli ha anche detto: se bloccate Tiamat, che fa tutti sti casini qua, per me va solo che bene, che se no mi distrugge anche tutto mezzo Berranzan e poi sono casini anche per me. Mezzo Berranzan, per chi non lo sapesse, Cafre. Tu capra, allucinante, è la città dei Drow nell'Underdark, esatto. Nei Forgotten Realms, ok? E non è un modo di dire mezzo Berranza di vomitare di Berranza. Oh mio Dio. Voglio giocare a Milano. Oggi una dopo l'altra. A Monza Berranza. Monza Brianza. Monza Brianza. È Monza Brianza.
Monza bella. Okay, va bene, e decidiamo. Ah, tu te ne sei andato. Io me ne so. Dobbiamo decidere noi. Io siccome sento... No, ho detto che voi la scelta è vostra, ma io... io... C'è un orfanotrofio. Cosa? C'è un orfanotrofio? Sì. Cioè, ci sarà per forza un orfanotrofio. Okay. Vado all'orfanotrofio, busso e lascio 400 dragoni come espiazione per... Con i soldi? Con i nostri? Sì, sì. Ma che no? Se l'ha presi lei? No, l'ha presi lui alla fine. Era palese. Sì, io non vedo perché questa cosa però sento. Non so, ci prendo io. Non lo sapete. Ma quando devi dire... Quando vedete lo scoprirete. Quanto sono sentito? Tremare che ha ceduto va via? Sì. Devo fare una cosa. Attendete. Tuttavia, una ventina di minuti, c'è cioè casualmente, c'è cioè esattamente davanti al portale spalancato, c'è l'orfanotrofio dell'uscio chiuso. Incredibile. Perché la roba è devastante. E dentro la ruota mette questa, una bambola di pezza, 400 euro così. No, quella è mia. Tu senti il bruciare intanto. Esatto, siccome io comincio a sentire sempre più fastidio a questa gamba. Beh, io sono dermatologo. Mi allontano. Voi non lo vedete, vedete solo lei che si tocca la gamba. Esatto, gli dico, se, signorine, io qua la signora qua presente va un attimo alla latrina e vado a controllare. Dai, sono rimasti io. Tu vai in bagno, trovi tutto ti tiri giù le brache e vedi che sulla tua coscia destra, dove c'era aggrappato Bibi, ti sembra che la pelle, come se stia venendo fuori delle bruciature, stia assumendo un simbolo, un segno su tutta la coscia. Questo non me lo ricordo. E non riesco a capire cos'è. No, vedi solo che però ha un colore particolare. In questo caso il color platino. Le cicatrici si stanno formando. Ok. Allora, io sono favorevole ad andare al porto. Hanno detto che mi paghi in quantoni con il mio nome. Io voglio rubare qualcosa. Vi prego, fatemi rubare qualcosa. Cioè tu vieni pagato per rubare. È una cosa incredibile. Ci ha rubato per... Incredibile. Un braccio d'oro, ho pagato per rubare. È la migliore avventura della mia vita. È il giorno più bello della mia vita. Che cosa fate? Beh, tu i quantoni, sponsorizzazione... Io sono d'accordissimo. Io ritorno e decido di non dire niente. Ok. Voi che cosa volete fare? Io sono uno stordito, quindi quello che vedo fare loro va bene. Ti prego, togli questo scettro dal di dietro, facciamo una cosa. Questa staffa dal di dietro. È barba. Marvin ha preso l'incarico di te, ma non collabora, tu rubi. Ma certo che collabora. Quello ci frega, palese. Noi freghiamo lui. No, non mi sembra quel tipo che si fa fregare. C'è un braccio d'oro e non si fa fregare. Comunque io non ho detto minimamente che collaboro. Ho detto che vi difendo nel caso in cui decidiate di accettare questa accelerata impresa e in quel caso se qualcuno va attacca. In nessun'altra maniera collaboro. È la prima collaborazione questa. Devo essere una porta aperta. Che siamo? Io l'ho sentito, quindi so che dobbiamo andare al porto. Allora, io dei draw non mi fido, ma neanche morta. Però voi vi farete sicuramente ammazzare. E magari le informazioni ci servono. Mi sembrava simpatico il tizio. A te sembrano tutti simpatici. Tu questo c'è anche è vero. A me sembrava impaccato tipo quei due giullari con carano chi. Andiamo. A voi la scelta. Come stiamo a maggioranza? Dai, dei torti, ti faccio dare 100 euro. Uno, due, uno è neutro, cioè solo per che ha scoperto qualcosa. Due che vogliono andare, uno neutro. Io decido che vuole andare, in maggioranza vuole andare. De Tortis? Per me no, però andiamo. De Tortis diventa un cameriere alla locanda. Allora ragazzi, voi vi trovate? Guardate che meraviglia che c'è tra parentesi dentro il manuale è di prossima uscita. 49 euro 50 euro. Comunque è una figata, cioè questo qua non potete dirmi che non la vedete adesso, perché se non la vedete veramente andate dall'ottico tutti quanti o dal dermatologo. Allora voi vi trovate qua, ok, ma riesco anche a indicarla perché dietro è uguale, quindi riesco a vederla. Vi trovate qua, mi sembra di abbassare un po'.
Seth. Ok, vi trovate qua. Dovete andare nel Dock World, che è qua, dove c'è appunto il molo principale. Scusa, è una camminata? Dai, dietro, ci siamo distratti con la legata. Adesso ricominciamo. Dobbiamo andare al Dock World. Ok, grazie. Me ne ricorderò dopo. Basta. Cioè, da te, Roberto, non me l'aspettavo. Lo so, però... No, te lo dico, Roberto. Non l'aspettavo. Ok, fai quello che credi. Una volta sulla cattiva strada, dai. Davvero? Sì, siete due scudieri disgustosi. Se ci mettiamo le palline. Allora, ragazzi, la passeggiata fino al Dock World, fino al porto, parliamo in italiano, scusate, fino al porto, è relativamente tranquilla. Non è una serata stranamente incasinata per Waterdeep. Non è neanche troppo tardi. Giunti al porto, riuscite a vedere una moltitudine di moli in cui sono ancorate svariate navi di ogni tipo. Vedete dei portantini che stanno sistemando alcune cose nelle navi e vedete un enorme magazzino gigantesco con un portone scorrevole di legno enorme a cui davanti ci sono tre guardie. È gigantesco, sarà largo 50 metri e lungo 200 metri, un magazzino enorme. Vedete proprio, cioè, è palesemente il magazzino del porto. Al momento è chiuso e ci sono tre guardie cittadine che stanno piantonando l'entrata. L'entrata però, quanto è grande l'entrata? Il cancello? Secondo che è largo 50 metri, sarà largo 30 metri scorrevole chiaramente, perché magari devono entrare carrozze intere, cose molto grandi. E tre guardie sono proprio davanti a dove si chiude. È sera, l'aria è salmastra, la luminosità non è eccelsa, ma questo vi permette di vedere delle luci all'interno del magazzino. E vedete che ci sono dei piccoli spiragli in alto, e alto all'incirca una ventina di metri. Tipo feritoie. Esatto, come delle feritoie. Abbastanza grandi, saranno all'incirca di 1,5 metri x 1,5 metri. E anche sul davanti, vedete che ce ne sono 10, uno ogni 5 metri all'incirca, con della luce all'interno, quindi capite che all'interno è illuminato. È un quartiere comunque del porto, quindi comunque ci sono bordelli, ci sono taverne, c'è vita, non è tardissimo, sono le 10:30 di sera. Che cosa volete fare? E tre guardie davanti. Noi le luci le vediamo attraverso le feritoie, non attraverso il cancello. No, il cancello è chiuso, attraverso le feritoie. Il vetro sono proprio dei buchi... Il famoso vetro dei magazzini? No, c'è un buco, è un buco largo 1,5 metri x 1,5 metri. Però in alto, eh. A parte la mia seccatura per il fatto che sto posto è pieno di guardie e allunato, il rischio è che ci siano delle guardie anche dentro, più di un rischio. Qualcuno dovrebbe andare a controllare. Qualcuno chiama una corda. È incredibile. Ancora del rapino ce l'avete tutti, eh. Avete tutti il kit dell'esploratore o il kit dell'avventuriero. Sì, ma lui è piccolino furtivo. Però potremmo anche provare a far spostare le guardie da là. Ma si stanno dentro. No, sono fuori, le guardie sono tre. Guardie. Potrebbero esserci delle guardie anche dentro. Ho capito, però. Dici creare un diversivo? Fuori. Sì, classico diversivo. Diamo fuoco a una nave. Ogni azione criminale o illegale verrà fermata, o poco nobile verrà fermata da questo cavaliere. Che ve lo ricordo fuori dal gioco, ciao, l'intervento più cacacazzo del mondo che è legale e buono. L'hai presa lì la missione, lo so. Cazzo fuori. No, però non avrebbe senso, le guardie sono chiaramente a guardia di questo magazzino, quindi una cosa come una nave che va a fuoco sarebbe competenza di qualcun altro. Ah, ce ne saranno altri. Una nave che va a fuoco, almeno due delle tre guardie andranno a fuoco. Ma piace che mi arrivano queste occhiate, come dire, sarebbe da fuoco alle navi, cioè mi chiede di bagnare. Sì, è giusto come dire, no? È impassibile. Potete fare quello che volete. Hanno detto anche che ci stanno delle... Potete anche uccidere le guardie se volete, eh? Ai mani, già mai. No, guardie cittadine, ucciderle. Così ce le tiriamo addosso tutte quell'altre, no? E me! Questo. Potete dare fuoco al magazzino. Stavo pensando. No!
Stavo pensando, ci sono delle, come si dice, dei bordelli, della roba. Potremmo dare dei soldi a qualcuno per menarsi qua davanti. A quel punto le guardie dovrebbero intervenire. O pagare della gente del bordello per andare a distrarre le guardie. Trovare un'entrata sul retro, un modo di... Dai, trovare un'entrata sul retro! No. Ciao! Ispirazione, Riccardo. Da master a master proprio. Cioè, che siete delle cose disgustose. Prendiamo le mignotte, andiamo alle guardie. Scusa, diamo fuoco al porto! Entrata sul retro, no? Però scusate, però è noiosa. Infatti, io direi crossa leader dell'azione. Crossa leader dell'azione. Io sto a 10 metri dal gruppo, poggiato sul muro a leggere. Sì. Vedo le cose precise. I ricordi di un mago rosso del Tai. Esatto. Non sono più un mago rosso. Mago rosso del Tai. Però scusate, sì, ok, no. Cerchiamo l'entrata posteriore, però magari paghiamo davvero delle prostitute intanto per distrarre gli altri, così se facciamo casino, loro sono più distratte. C'abbiamo dei soldi. Ce l'abbiamo dei soldi? Tutti i vostri soldi ce li ha Marvin. Marvin, faccio in realtà io ce l'avevo delle monete. Per cosa? Dobbiamo creare un diversivo così da non arrecare danno a queste povere guardie. Mi sembra un'ottima idea. Perfetto. Crea pure un diversivo. Mi serve la grana. Che maniera vuoi? Guarda, non voglio lordare le tue povere orecchie allora, mobili. Partiamo dal presupposto che i soldi non ci sono più, perché questa impresa era così disonorevole che ho fatto una donazione per montare il nostro onore e il nostro... Non ringraziatemi! Ci hanno lasciato qualcosa, come mangiamo? Pochi spiccioli. Come beviamo? Tenga quest'anello. Fratello, comunque stai a 6. Cioè, adesso c'è un tirapugni, fondamentalmente, con gli anelli che ti ha dato. Tenga questo anello. Un anello non fa niente, se no... Ah, quello che sai, comunque c'è un anello... È un anello... Contro una prostituta, cioè se scontro... Dare un anello a una prostituta comunque ha un valore economico importante. Sì, sempre che non rifila delle patacche, però... Tu puoi andarci a provare. Ah, quindi vado no, io? Tu, nel senso, se no c'è sempre il piano Lima. Però c'è, se no c'è il piano, c'è Crosta comunque, che mi sembra che siano dei piani molto intelligenti. Non vai. No. Quindi? Prendi l'iniziativa. Io vado. Dove vai? A cercare un ingresso, nel frattempo che loro parlano. Talmente devi indagare. Anzi, via fammi in furtività, perché ti muovi furtiva. Uno, ti prego, esci uno, ti prego. Esci uno. Uno. Quasi. Dieci. Sì, sei un po' furtivo. Anzi, no, scusa, 12, scusami. Sei un po' più furtivo. Ti aggiri? Piano. Vedi che ci sono delle casse, agilmente. Salti in giro. Vieni. Veluci su Animal House. Era visto lui che ha fatto la ruzzolata. Arrivi ed effettivamente c'è una porta sul retro con un bel lucco tazzo gigante e c'è una guardia sul retro. Ovvio che c'è. Okay. Io avverto loro di questa cosa. Ora che non ti vede male, non ci vede, non ti vede. Non ti vede! Ma scusa, ma prima tutto te. No, ammazza i guardi! A me che cazzo mi frega? Ci sono i danni non letali, per chi non lo sapesse. No, letali. Ma io? Ci sono anche i danni non letali. Tu colpisci normalmente, però al posto quando sei per ucciderlo, gli ci dà un danno non letale che gli dai il colpo col pomo del pugnale, della spada sulla testa. E lo attacchi. Lui ci ha riferito questa cosa. Sì. No, lui l'ha riferita a chi? A tutti? No, sono tornato e gli ho detto questa cosa. Ah, quindi tutti quanti sapete che c'è una guardia. Esatto. Allora, piuttosto che portare la battona da tre... Prostituta. Dalle tre guardie, molto meglio portarla da quella dietro, che è uno solo. Magari anche un paio. Magari sono piuttosto perplesso. Perché volete bruciare navi? Contare prostitute? No, no, bruciare navi non è più parte del quindi bruciamo la nave? No, ho scelto per una linea un po' meno violenta. Ok, ma non c'è bisogno di una cosa così arzigogolata. Ok, cosa proponi tu? Ma fa lui regalagli un anello. O corrompiamolo. Ma quei soldi di legale buono lo Se per salvargli la vita. Ah.
Questa morale. A domanda rispondi. Che cosa fai, Dario? Furcas, il personaggio da te interpretato. Io mio malgrado proverei a dargli dei soldi a questa guardia. Che soldi? Okay. Hai un anello. Io ho 135 monete d'oro. E gli ho dato te. Ma le hai rubate? Sei disgustoso. Sono una marea di soldi per una guardia, cioè nel senso. Ma gli do 135 monete d'oro. È la mia lezione. Il master sa quante monete hai, questo automaticamente la guardia sa. È scritto qui, c'è scritto. Il narratore onnisciente. Secondo me, secondo me la guardia lo sa. C'è la guardia così. Sta contando. Sì. Quello è, c'ha proprio la faccia da 135 monete d'oro. È notato. 10 d'argento. Che cosa fai? È una lancia. Soprattutto quello. Ah. Io mi avvicino. Chi là? Alto là! No, chi sei? Scusa, ho visto del luccichio. No, no, no. Cosa ci fai qua? Io sono andato a parlare con lei. Chi sei? Io mi chiamo Paolo. Che cosa fate? Sono un coglione. Che cosa portate? Niente. 10 fiorini. No, ti danno i soldi lui. No, io sono venuto a parlare con lei perché sono preoccupato. Molto preoccupato. Sono molto preoccupato. È da parlare che sei preoccupato. Zitto. Non tiri in persuasione subito, cioè. E nel raggirare, non tiri a raggirare. Adesso ci divertiamo. Fallo alto, fallo alto. Fallo alto. Non esiste più raggirante, infatti. È persuasione, quindi. È persuasione, scusa. Vai. Ma persuasione quanto? 16. E perché siete preoccupato? Perché il suo è un lavoro molto pericoloso. Grazie. È vero? Sì. Da solo. È una merda. Avete un sindacato. C'è la cinta. Se fossi in lei, andrei a parlare con la sua cinta e dirgli in piena notte, sul porto, da solo, a guardare un'entrata secondaria con un lucchetta che grida aprimi. È vero, ci vuole un altro lucchetto, mi si gira, un altro lucchetto, clonk, 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 clonk. Grazie. Dite avanti la salvezza, per favore. Gesù mio. Master, più salvezza. Così stai facendo charme? Eh sì. C'è l'altra parte del porto. Esatto. Gesù. No, vai, ho charmato, ho fatto 6. No, però 14. Cambiamo i dadi. Tu vedi che? È la tua saggezza, dopo ti smonto i braccioli delle sedie. Ah. Ciao. Arrivo. Oh. Oh, qui eri? Sì. E che cavolo però, ti avevo detto di fare il turno di guardia davanti, non dietro. Non ho capito bene. Ok, so. Allora, magari lo fai adesso qua il turno. Tu sei stanco? Quante ore sono queste qua? Cosa? Quante ore sono che tieni la guardia? Saranno almeno 3 ore. Troppe. Ma io sono del sindacato, della gilda. Eh certo. Allora, abbiamo deciso che oltre le 2:30 non si può fare il turno di guardia, perciò adesso ti sostituisce. Avete letto le mie lettere? Marvin si chiama lui, ti sostituisce Marvin. Marvin? Eh certo, abbiamo letto le tue lettere. Siamo qui per questo. Ma quindi anche l'aumento? Eh certo. Di 135 euro! Da chiedere alla gilda. A fine mese però. Non si può avere tutto. L'anticipo? No, adesso. Veramente? Cioè, io combatto ogni giorno per il vostro benessere, la vostra salute mentale e fisica, e ora anche i soldi. Ma io non capisco dov'è il problema. Cioè, io ho sentito chiaramente uno dei Lord Water di dire che se non ci sono i soldi non è un problema, li fabbrichiamo. Quindi non capisco dov'è il problema. Sappiamo. Le 2 monete d'oro che avevamo detto a settimana? No, 13 monete e 50. 135 fiori. 7. 5. Io lo so che stai facendo tu, eh. Io lo so che stai scermato, ma mica da bene. Me li dai per cortesia? Tantissimo. 20. 3, 5, 135. 5. No. Vabbè, stai a posto. Posso andare? Sì, ma non passare per davanti. Ma assolutamente. Perché no, quelli ti vedono, perché io con quelli li faccio lavorare. Ma è un problema se vado nel retro di qua vicino, che è un locale molto divertente.
No, va benissimo, però lascia il lucchetto a lui perché sennò non può fare il turno di guardia. Certo, ti dà le chiavi. Ci metto io una buona parola con la Gilda. Grazie. Ma figurati, sono grazie. Qua per voi. Ti dà la lancia. Mi sa già svoltolarsi. Sì, no. Una anche alla sua. Grazie. Quando vuoi. Ed entra nel bordello vicino. Bene. Io guardo le facce. Hai visto che ho fatto? 5 monete d'oro, no? Quanti ho confuso. Hai confuso, sì, certo. Perché sei non lo vuoi? No, tranquillo, non ti preoccupare. Ok. Ci pensa bene. Va bene. Che fai? Io non vorrei che ce ne sta proprio uno dentro davanti alla porta. Sei un vile. Ah. Però sta tristissimo intanto. Non mi ha niente. Sta fianco in mano. Faccio un cenno a loro. Sulla mano, dei. Io appoggio l'orecchio sulla porta per vedere se sento qualcuno. Ma visto che tu non vuoi fare parte di questa. Tu senti? Di questo compaccio, facci da palo. Sì. Ma la guardia all'entrata. Sì. Posso anche seguire. Ah, Keiko! Stupido di un Keiko! Ah! Ah! Tocca a te! Ah! 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 Sei di questo casino qua. Dove l'hai sentito, Fresino? Dentro. Io ho appoggiato l'orecchio da sempre. Non credere mai a quello che ho sentito. Ci sta qualcuno che sta strillando parole non meglio comprensibili. Mm. Entriamo. Sei riuscito a capire quanto? Possiamo fare una sbirciata magari? Dai, una sbirciata. Mm. Il più lento della storia. Ah, sì. Stamattina intanto. Provo a tirare il rampino. Beh, no, ma sì, è abbastanza, sembra un tiro di atletica, però cioè, siete solo dietro voi quattro, c'è l'aiutata scaletta, cioè, no. Sti tiri qua sono inutili. Ok. Ma su lancio? Esatto. Ti faccio io? Una fitta. Tu sei proprio un figo comunque. Sei fortissimo. Adesso ti lascio capire. Tu sali. Quello che vedi che il magazzino è un enorme edificio all'interno di pietre e legno con centinaia e centinaia di casse. È molto illuminato e vedi che girano in mezzo a queste casse qua quattro Kenku. I Kenku sono questi esseri umanoidi dalle fattezze di corvo. Ah. I Kenku. Tengu. No, Kenku. Pingu. Quattro pingu. Non parlano, riescono solo a ripetere quello che dicono. Preciso questa cosa. L'unica persona. Non fateglielo dimenticare. Quello che vedi che in fondo c'è un tavolo con un uomo abbastanza corpulento. Ha i capelli un po' brizzolati all'indietro, degli occhiali, un po' di barba. E ti sembra che stia giocando a un qualcosa di molto particolare. C'è un tavolo dove ci sono sopra quello che sembra essere dei soldatini. Vedi che lancia quello che sembra essere dei dadi e sta urlando: no! No, stupido di un Kenku! Devi lanciare questo dado e in base al risultato che ottieni vedi se mi hai colpito. Poi tocca a me. Possibile che non capisci? Lo capisci? Lo capisci? Tocca a me! Stupido di un Kenku! No, tu! Tu sei lo stupido di un Kenku. Io sono Ernie Deverson. E se questo gioco diventerà popolare tra i Lord di Waterdeep, per me è fatta. È fatta. So che giocano a delle cose simili con dei giochi di guerra. Ma questo è un'evoluzione. Questo è quello che vedo. Ok. Adesso è il momento della pausa. Facciamo una pausa breve. Gli altri la fanno più veloce. Io ho il tempo, come sempre, di riempire la tazza di acqua e dopodiché torniamo e domande e risposte chiede a Nicola risponde. Oddio. La posta di Nicola mi conoscete forse per altri video c'è un pochino che parla e ci vediamo tra pochissimo ragazzi, veramente una cosa rapida.
Ok ragazzi, siamo tornati. Voglio solo dirvi una cosa, oggi per me è un giorno molto molto importante, oggi è il 1 ottobre. È il 1 ottobre 1947 è nato Dave Harmerson, il co-creatore di Dungeons & Dragons assieme a Gary Gygax. Chiunque mi conosca sa che io ho sempre amato follemente Dave Harmerson, per me è uno dei miei miti personali, è sempre stato un pochettino più in ombra rispetto a Gary Gygax, però per me è quello che ha veramente dato un contributo fondamentale al gioco di ruolo, perché è quello che ha inserito la ruolata all'interno di Chainmail. Quindi per me è il vero padre di D&D, l'ho sempre detto e per me sempre lo sarà. Quindi è da 20 anni che io festeggio questo giorno qua, giocando una particolare sessione. E l'ho voluto celebrare, per chiunque l'abbia capito, Ernie Davison, altri non è che Dave Harmerson. Quindi è il meta D&D. Leggiamo un po' di domande. Allora, Giulio dove sei? Non ne ho idea. L'anno scorso non ha vinto 7C, si ha vinto 7C. C'è un tariffario per l'affitto dei Goblins per qualche serata D&D? Il nostro Dungeon Master lascia desiderare. No, Sakurobi, quello che hai detto tu è una bestemmia. Perché il culo che si fa un DM è incredibile. Ci vuole pratica per diventare un bravo DM. Io devo farne ancora follie. Ci sono master che sono qualcosa di incredibile. Matt Mercer, Chris Perkins, Mike Merz, ragazzi. Sono master che io in confronto sono una pipetta. Quindi ringrazia il tuo master, ringrazialo davvero, non dirgli lascia desiderare, perché è grazie a lui che tu vivi le avventure. Non ti piace tanto il tuo master? Fate a rotazione, prova tu a fare il master, provate con i tuoi compagni, cambiate gioco e masterizzate a vicenda, ma mai 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 dire che il tuo master lascia desiderare, perché in realtà devi ringraziarlo. E se c'è qualcosa che non ti piace, digli che cosa non ti piace in modo tale che possa migliorare. Parlatevi, siete amici, siete per giocare, per divertirvi tutti quanti assieme. Esiste la remota possibilità di incontrare qualcuno di voi a Romix? Noi, almeno noi come Need Games, non saremo a Romix. Non so, gli altri ragazzi saranno a Romix. Sinceramente non lo so, quando tornano dopo glielo chiedo e vediamo tutti quanti assieme. Verrai qualche volta a Torino? Sì, ci sono stato un sacco di volte a Torino e ci verrò sicuramente, probabilmente anche a Natale sarò a Torino. Bibi è sperato, personaggio il miglior giocatore emergente d'Europa, quello famoso e bello. Rob, no, non sei tu, perché tu sei disgustoso e Bibi è una creatura bellissima e soprattutto è buona, tu sei di una cattiveria folle. Come faresti a gestire una sessione che potrebbe svolgersi in una guerra? Beh, è fighissimo, cioè, considera che noi adesso con The Witcher è una campagna che è svolta all'interno di una guerra. È molto bello perché magari ci saranno all'interno della compagnia e del party personaggi aderenti a fazioni diverse, quindi avranno magari degli obiettivi diversi, potranno essere in lotta tra loro. Molto bello gestire le guerre campali, dove al posto ogni personaggio gestisce un suo esercito. Ci sono tante maniere, ricordatevi che se ci sono delle regole che voi non capite, fatevele vostre, fatevi voi delle vostre regole. Il gioco di ruolo, le home rules sono fondamentali. È una cosa bellissima del gioco di ruolo inserire delle regole proprie. Il gioco è vostro. Il manuale è semplicemente sono delle linee guida, ma il gioco è vostro. Utilizzatelo come preferite. Parlatevi duro sempre, sì. Nicola, conosci Enrico Fedoni o il Moonwolf? No, mi dispiace, non lo conosco. Secondo voi gli scacchi sono sport? Sì, perché penso che eserciti la mente in un modo incredibile. Nicola, giochiamo una micro campagna negli ultimi giorni dell'ultima guerra di Eberron. Ragazzi, fatemi giocare a Eberron, gioco qualsiasi cosa. Cioè, Eberron è incredibile, l'ho messo anche dentro questa sessione qua, perché se ne è accorto. Consigli per gestire una campagna malvagia? Giocatori bravi. Giocatori veramente, veramente bravi, perché sennò quello che succede in ogni campagna malvagia è che i giocatori si ammazzano tra di loro o che vanno solamente in giro ad uccidere. Quindi pensate di creare una campagna come la vivrebbero i buoni e come la vivrebbero i cattivi, ovvero se devono recuperare un tesoro, perché i buoni devono recuperare un tesoro e perché i cattivi devono recuperarlo barra impedire che i buoni lo recuperino. Quindi devono essere cattivi, ma ognuno con un obiettivo. Semplicemente non ci saranno i Marvin di turno che limiteranno i compagni, ma anzi sarà un susseguirsi di stragi, tranelli, inganni e via dicendo.
La mappa di Watery che hai mostrato prima è fatta di una carta analoga a quella dei manuali 3.5 resistente. È più resistente, è una bellissima carta, è presente all'interno del manuale. Si stacca alla fine, è molto molto bella, è molto più resistente. È molto simile a quella di Eberron del manuale di quarta edizione, la qualità. Nicole, hai mai giocato a Dungeon World? Come reputi quel sistema di gioco? Ho giocato a Dungeon World, il PBTA non è il mio sistema preferito, però è un sistema che funziona molto. Perché non è il mio sistema preferito? Io amo come DM i sistemi tradizionalisti, mi piace creare il mio mondo e vedere come i personaggi lo popolano. Nei PBTA si crea il mondo tutto quanto assieme. È un altro modo di giocare, è molto bello, ad esempio nel PBTA sono molto belle le mosse, ha delle cose molto innovative, si usa solo 2d6, molto molto particolare. Non è il mio sistema preferito, però è un sistema che funziona molto bene. Dungeon World è forse il gioco più giocato col sistema PBTA. Il tuo gioco di ruolo preferito sia da master sia da giocatore? Io ho due giochi di ruolo preferiti in assoluto che ho distrutto, che sono D&D e Richiamo di Cthulhu. Ho masterizzato il 99% delle partite che ho fatto, però sono giochi che amo masterizzare o giocare in egual maniera. Mi piace provare tutto, qualsiasi gioco, di qualsiasi tipo, perché solo scoprendo nuovi sistemi, nuovi giochi, hai anche delle creatività, dei guizzi e soprattutto magari trovi delle regole che ti piacciono in un gioco che puoi importare in un altro. Oddio, ci sono anche i master che giocano contro i giocatori per far vincere i loro PNG specialissimi. Il dialogo è sempre da tentare, ma certe volte è proprio inutile. Ma non ha senso giocare contro i giocatori, cioè bisogna giocare con i giocatori. Come dice, noi stiamo giocando. Io non sto giocando contro di loro, io sto giocando con loro. Per un master non ci vuole nulla a uccidere i giocatori. Cioè, Baro, 20, 19, quando hai fatto? 20, non mi hai colpito perché sono immune ai critici. Cioè, non ha senso. Questa campagna è lievemente diversa da una campagna che io faccio a casa con i miei amici, perché io di solito le campagne faccio a casa con i miei amici, scelgo ad esempio Waterdeep, metto una decina di PNG e in base a con chi vanno a interagire i giocatori creo una cinquantina di quest, veramente possono fare quello che vogliono, si creano loro l'obiettivo finale, tra virgolette, chi sarà il boss finale. Qua è un attimino più, tra virgolette, railroad, abbiamo solo 6 sessioni, io ho scritto, tra virgolette, un inizio e una fine, però loro stanno prendendo varie strade, è normale, sono due campagne diverse, non che ci si diverte di più e di meno, io ho fatto campagne railroad dove il master ci indirizzava, ma erano bellissime, quindi non... Però ragazzi, non giocate contro i giocatori, perché sennò dopo veramente c'è il super mega PNG del master, che è Deus Ex Machina, fa tutto lui e gli altri giocatori si sentono veramente delle comparse. Non ha senso, ma essi i protagonisti devono brillare. Ci sono altri prodotti legati ad Avventure della Terra di Mezzo? Sì, ci sono. Esce adesso Lucca Avventure nelle Terre Selvagge, che è un manuale di avventure, una mega campagna di 180 pagine, divisa in 7 campagne più corte, di un 4-5 sessioni l'una, se non di più, però tutte unite tra di loro, quindi si può giocare o una mega campagna o più campagne piccole diverse. Hai mai giocato roba della narrativa? Sì, Vacaboy, ho giocato un sacco, ho giocato Lovecraftesque, mi piace moltissimo, ho giocato a Dungeon World, ho giocato a Cuore di Mostro 2, ho giocato veramente a molti giochi. Sulla mappa è anche possibile scrivere con pennarello? No, non è un come la battle map, è carta, non puoi scriverci sopra, mi dispiace. Abbassi i power DM? Sì, anche i power players, ma ragazzi, tutti i DM fondamentalmente sono power players, perché conoscono talmente bene le regole che riescono a ottimizzare perfettamente il gioco. Non è una questione di essere power player. Se io quando faccio un PG, Andrea il rosso mi odia per questo, perché sono molto scassaballe, cioè io so come ottimizzare i PG, però io preferisco molto di più il ruolo all'ottimizzazione. Infatti i miei personaggi preferiti sono i nani maghi in armatura pesante, gli gnomi tank o personaggi del genere. Bottor, che ha avuto modo di conoscere Bottor, questo armigero nano che andava in giro con una palla gigantesca a Clorenzia che sbatteva in giro, quindi non c'era qualsiasi prova di furtività o cose del genere, andava tutto quanto in bacche, però è bello ruolare. Il gioco di ruolo è bello ruolare, cioè i combattimenti sì sono divertenti, ma è bello interpretare il proprio personaggio, essere per alcune ore alla settimana qualcun altro e vivere come qualcun altro. Il giorno dopo, quando vi svegliate, avete fatto sessione, perché è così bello il GDR?
Perché non pensate a Eroco e i miei amici a giocare, ma pensate al vostro personaggio. Voi siete stati un altro personaggio fantastico di qualsiasi gioco, un nano guerriero, un investigatore, un vampiro, uno spettro, qualsiasi cosa. Ed è solo il GDR che ti dà questa sensazione qua. E soprattutto non avete limiti. Quindi giocate tanto, sempre e duro. Potete rivelare quando almeno uscirà il Dungeon of the Mad Mage in Italia? È 3 mesi dopo che uscirà in America, come Dragon Age è uscito a settembre, uscirà poco dopo Lucca, è uguale Mad Mage, se senti che cosa. Hai mai fatto gioco con un'ambientazione cyberpunk? Boh ragazzi, cyberpunk 2020 l'ho disintegrato, cioè veramente disintegrato. Cross Daniela, smettete con questi discorsi inutili? No, ma a me piacciono molto, sono il master, quindi vado avanti, mi dispiace. Bella Nico, curiosità delle campagne in casa, per frequenza e livello degli oggetti magici, segui le indicazioni della guida del DM o altro? No, guarda, do oggetti magici quando li trovo, sinceramente in D&D quinta edizione non c'è questa necessità di dare oggetti magici, è talmente bello e fruibile il gioco che non ha senso dare oggetti magici, ci stanno, specialmente man mano che i personaggi crescono, però è molto più low magic a livello di oggetti rispetto alle altre edizioni. Dov'è Recchioni? È qua. Chiedo di te. Vieni qua. Ma c'era anche prima. Lo so, però vieni qua. Sta disegnando. Ciao. Vedi? C'è qua. Leggiamo le domande assieme, Roby. Per iniziare a giocare, cosa consigli? Quinta edizione. Cosa consigli per cominciare a giocare? Un po' d'amici. Ispirazione, Roberto. insomma, ancora il vomitino sulla maglia. Non ho capito per cosa. Nico, posso sempre scriverti per poter narrarti di un mio PG? Sì, ragazzi, scrivetemi. Tanto ricevo migliaia, centinaia di messaggi. Vai, scrivetemi. Mi piace come un pazzo. Scusatemi se vi rispondo con un po' di delay. Ti amo. Ti amo a te? No, non credo. Sì, Cross Daniel, perché dicevi dov'è Recchioni e poi ti amo. Ok, grazie. Ricordati quello che hai detto a Lucca, la mattina Lucca vieni a svegliarmi. Ho scritto male. A chi? A me? Ciao Robè. Ho dei giocatori che vengono da 3.5 ed erano talmente abituati ad avere oggetti magici che gli uscivano dal naso. Avere in quinta è difficile tenerli a bada con le richieste di oggetti magici. Daglieli al cazzo. Cioè, daglieli. Dopo Tara gli incontri, ma se... Importante dargli l'anello perché esprime desideri. Nico, sei frizzante e anche i giocatori. Troppo frizzante! Detto ciò, potete venire a sedere così ricominciamo? Siete lì come le belle statuine. Disegnerete uno schermo per GM per Lucca? Ma sai che è l'idea figa? Sì, però dopo qua guadagnate un casino di soldi. Sì, vabbè, guarda, facciamo un attimo un contratto. Però sì, è bello, è frizzante, l'idea è frizzante. Allora, ragazzi, si stanno sedendo. Ho una quest per Lucca. Devo fare un voto frizzantissima con voi. Una foto. Per Recchioni, grazie per la dedica ai miei figli su Dylan Dog. Grazie, ringrazio anche Roberto. Kickstarterone per continuare dopo la sesta. Sì, si potrebbe fare. Sono felice, Cross Daniel, è felice. Prima diceva perché parlate chiacchiere, ti ha visto e adesso è felice. Quando Silvia mi rompe le balle, io ti faccio una videochiamata, Roby, faccio Roberto, no, digli ciao. Ok, perfetto. Così anche mia moglie sarà felice. Oggetti magici, come si bilanciano bene gli incontri? Pagina 84 della guida del DM, ragazzi, ce lo so a memoria qui. Cavolo di manuale. Pagina 84, c'è scritto lì. Perfetto. Posso fare una foto con Recchioni? Certo, assolutamente. Cioè. La scritta Michele questa. Glieli darei se non fosse che giochiamo un hardcover. Ho detto glielo darei se non fosse che giochiamo un hardcover. Così. Cavolo, vorrei troppo essere un tuo giocatore e ruolare duro. Ma tu ruola duro, poi giocheremo assieme, ruola duro. L'anno scorso ci ho messo le tende per 2 giorni al vostro stand, quest'anno siamo 5, quindi mettila per 5, cioè a noi va bene. Caffè caldo al mattino, fa colazione con noi, top. Siamo tutti pronti, siamo seduti. Ragazzi, solo una cosa, noi qua continuiamo adesso un'altra oretta e mezza, ci sarà qualcosa di particolarissimo che nessuno qua dentro ha mai giocato, quindi sono felicissimo di questa cosa qua.
Dopodiché ne andiamo a berci e a festeggiare come sempre alla civetta sul Comò, questa volta prima, mezzanotte un quarto, mezzanotte e venti siamo lì. E quindi chi vuole venire a berci una cosa con noi, siamo lì fino all'una e mezza, due, giù di là. Ok? Bene ragazzi, detto ciò, dai e bella live, dai e top, come si dice dalle nostre parti, e continuiamo a ruolare durissimo. I ragazzi sono seduti, possiamo ricominciare? Pro. Quello che sta chiedendo, Roberto non sta cazzeggiando, sta facendo delle figate allucinanti sull'iPad Pro, malgrano. L'iPad Pro bellissime, quindi dopo, così sono più facili a postare, senza le foto, proprio dice, ma le foto non si vedono bene, invece qua c'è l'immagine bella figa che potete scaricarvi. E dopo vendere su eBay perché gli fa piacere. Com'era? 1.000 euro. Sì, ragazzi, era una battuta quella dei 1.000 che l'aveva messa a 1.000 euro su eBay perché era per prendere per il sedere in giro culo. Roberto, culo. Perché se andate a chiedere gli autografi, ragazzi, agli autori, non andate dopo a vendere il fumetto il giorno dopo perché veramente... Cioè, a loro non costa nulla mettere una firma, ma dopo che ne mettono 5.000, perché questi numeri si tratta durante il Lucca Comics, e vedono la loro opera lì, quando loro magari stanno lì fino all'ultimo per soddisfare anche l'ultimo fan, cioè, non fate gli stronzi. No, io te la dico diversa, perché poi rubano il posto a qualcuno che magari se la può tenere. Quindi non fate gli stronzi. Esatto. Per favore. La mia roba vendetela e dopo me la ricomprate, quindi fate tutto. Ma no, se facessi il film che fa lui, cioè, sarei morto, sarei... Allora ragazzi, detto ciò, basta domande, ci vediamo dopo se volete venire a festeggiare con noi. Continuiamo, perché sono galvanizzato a bestia. Non si vede. No, no ragazzi, cioè, sono veramente emozionato. Ma non hai grado? 50 euro tra due mesi, 50 euro tra due mesi. Scusami? Non hai grado? No? Potrebbe essere davvero figo. Mo, se non lo è. Ragazzi. Prego. Allora, io sto lì sulla feritoia, sto guardando dentro, ho visto questa scena, ma le casse, che sono ovviamente tantissime, tantissimissime, cioè stanno tipo all'altezza mia, cioè mi affaccio e ci sta su. No, no, sono, cioè, è alto 20 metri, tu vedi una, ma saranno 200-300 casse impilate tra loro. Cioè. No, no, sì, nel senso, quindi io... Quanto c'è tra me e le casse? Ah no, c'era un paio di metri, cioè tu puoi mettere la feritoia e vai giù un paio di metri senza problemi. Sopra le casse? Sì, sopra le casse. Ok. Allora, io scendo da loro. Cioè, e... te li metto giù? Sempre fortissimo lui, mi raccomando, Pilates. E gli racconto quello che ho visto, cioè, c'è un signore, secondo me, matto, con delle statuine, che sta lì che tira delle cose, ma no, che... Ma è distratto. No. Però ci sono anche dei mostri strani che potrebbero essere... Strani come? Non mi ricordo il nome. Come sono fatti? Stanno lì e ripetono malamente le parole che dice questo signore. Ah, dei pingu. Dei pingu? Sembrano proprio dei... Kenku. Pingu. Ah, sono dei pingu. Potrebbero essere... Già si esplode, no? Preoccupanti. Tu capisci il mio struggle, sì, bastante. Ora. Sì. Potremmo fare così. Sì. Se lo stregone è d'accordo. Ma perché non vorrei mai contrariarti. Io adesso do a voi le chiavi. Ah, ovviamente le casse sono tantissime, tantissimissime. Sì. Io provo a calarmi a non fare rumore sopra le casse, dentro, e magari fortuna vuole che la cassa che cerchiamo stia proprio lì sopra. Se ci dovesse essere un problema... Ma è sicuro che lì, cioè proprio, sarà la prima quella in alto. Cioè, sei tu il fratello di Bu? No, sei tu il fratello di Bu? Sì. Ma io se non lo posso sapere. Furca, sì, io ti voglio bene. Bravo, non si fa metà gioco. Bravo, bravo. Quindi, stai imparando le regole. Tu mi vuoi bene? Ti voglio bene. Sono riscaldato. Lo so. No, è un modo di dire. Ti voglio bene, ma non andrà così. Nel caso dovesse succedere qualcosa di male, però... Almeno potete entrare. Aspetta, per fare una cella. Facciamo così, tu ti cali dalla finestra e trovi la cassa. Mm. Perfetto, come la porti fuori? Dite che non... vi faccio un rischio. Sarà più grande la finestra. Vuole venire qualcuno con me? Che famo a fare sto giro, entriamo dalla porta e fine. Ma se... non posso dire nulla. Ma se lui cerca... Ma se abbiamo fuoco a tutto. Ah, dimenticavo, il magazzino è di pietra e legno ignifugo. Di pietra? No. Sì, c'è anche pietra. C'è anche il legno ignifugo. Che capisco di questo magazzino. È una pietra bellissima. Bello. Fatta da artigiani. Gilda. Gilda d'artigiani. Chiaramente è Gilda. Mi commuovo. Mentre lui piange. Dice quella pietra bellissima, è levicatissima. Entriamo dalla porta. Basta.
Ma se invece lui si mette a cercare la cassa e noi parliamo col tizio? Che se tu vuoi entrare furtivamente e vai qualcuno dall'alto, sì, non sì, sì, sta male. Una cognizione. Ah, sai cosa direi io? Io direi che sarebbe molto utile un cavaliere invisibile che entra con me, ma sono sicuro che comunque è casino. No, sì, perché per essere invisibile si deve fare tutto. Deve essere nudo. No, secondo me non ci sta proprio. Hai ragione. Scusa. Io farei così. Allora tu entri. Le chiavi ce l'avete voi? Sì, inizia a cercare la cassa. La cassa, dai. Noi entriamo dalla porta principale e andiamo a interagire. Io con questi simpatici figli. Avrei detto di non farlo, avrei detto che nel caso ti segnalo io se c'è qualcosa. Ok. Perciò tu entri, noi cerchiamo fuori delle ore. Sai, cioè, fai come ti pare. No, cerchiamo di capire se può funzionare questo piano. Come ce lo segnali in casa? Faccio il verso della giraffa in coma. Del pingu. Del pupa in amore. Come fa? Miguel. Perché ti chiamano Miguel. Ti chiamano Miguel. Miguel, infine. Oddio. Ispirazione. Se ce ne già mettete un altro, ma che mi viene, La riconosco, sì, sì, la riconosco. Michele, sì, la riconosco. È confondibile. Sì, che cosa c'è? È straziante. Guarda. Quindi, piano. Le cose sono due, sì. Poi io comunque salgo e mi metto sulle casse. Hai una balestra tanto? Ho un arco. Ma raramente ci prendo. Meglio. Non è mai successo. Allora, in caso ci segnala e noi comunque abbiamo la chiave per entrare. Lancia una luce incendiaria dentro. No! Non, e voi nel mentre? Ma questo si cambia tra primo e secondo tempo? Sì, sì. Non mi risulta. Ma che bip! È vero, si è cambiato. No, stavo scherzando. Ecco. Ma che sei? Spero se sta a Sanremo. Ma che dove si deve? No, la prossima volta favo tre capo e spalla. Allora, che cosa volete fare voi? Noi entriamo, dai. Beh, siamo di... Vabbè. Qualcuno di guardia per vedere che non arrivino altre guardie. Ma lì dietro non c'è nessuno. Nessuno. Quanto erano lontane queste persone? Scusami, quanto erano lontani questi che giocavano? I cinque. 50 metri, sono in mezzo al... 50 metri vuol dire che possiamo entrare senza farci sentire. No, anche zero. Ok, allora entriamo tutti e tu poi vai a... Io sto dall'altro. Intanto entriamo, raga. Se no stiamo qua fuori a discutere due ore sulla falsa. Mi rimango fermo sulla soglia. Sia perché faccio troppo rumore per muovermi in maniera furtiva, sia perché intervengo solo se vedo una minaccia. Perfetto. Tu senza l'armatura sei un altro pazzesco, lasciate fare. Tu apri, gli apri a loro? Aiutato gli altri. Ah, ok, perfetto, voi aprite. A lui piace entrare dalle finestre. Sì, ma tu... Anche ma quando c'è una porta. Allora, mettere in attività innanzitutto. Metti foto sul non c'è senso. È proprio una cosa complessiva. Non tanto bene. Tu vai sulla cassa, tutum. E rivolgono, ti guarda, però tu sei... Non ti vedono, al momento. Tu apri. Io stavo aprendo, sento tutum e fermo. Aspetta un attimo. Michele. Michele. Oh, ha cantato il amore. Non senti nulla. Dopo non senti nulla. Aspetta qualche secondo e apro il lucchetto. Perfetto. Apro il secondo lucchetto. Che ne aveva messi due, il simpatico. Apri. Davanti a te vedi che ci sono queste pile di casse. Ma non c'è nessuno. Okay. Sentite adesso che avete aperto questo uomo che sta urlando contro i Kenku. Contro i Kenku. Non si può giocare con voi! È possibile! Sono due regole! Non si può giocare! Una noia mortale! 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 Non si può! Non si può! Basta! Ripetere quello che dico! Senti proprio, cioè, che non ce la fa più. Cioè, proprio arrabbiato. Sapete cosa dobbiamo fare? Io con la bocca spalancata mi avvicino al tavolo come entrato. Sono 50 metri. Fermati! Mangia un sacco di mosche! Ma lo prendo per la collotto. Aspetta, Crosta, aspetta. Insieme, facciamo le cose insieme, Crosta. Facciamo Crosta e te lo schiaffo. Io intanto cerco, vedo se c'è sto simbolo da qualche parte. Fammi tenere a indagare. Andiamo dal tizio. E palesemente sto cercando dei compagni di 17. Gioco. Non vedi? Tu vedi che c'è ovunque un simbolo,
ma è quello della, della, del port, del, della dogana portuale di Waterdeep. Non vedi questo simbolo di un vortice? Stavo cercando del carburante? Ha sì, detto, lui ha detto lui quel carburante dentro una carburante teca con il carburante. Sento se c'è un odore acre di carburante. Uno speciale carburante, qualsiasi cosa. Tutti gratis. Io continuo. Allora, il dolore sta pian piano andando via. Ok. Però vedi che c'è questo simbolo che inizia un attimino quasi a intravedersi anche dai vestiti. C'è un po' di luce. Cacca. Prendo. Per terra è sporco, tipo. Sì, sì, è zozzo. Perfetto, allora. Cercando di non farmi troppo vedere, prendo un po' di sporco per terra e me lo... Ispirazione. Posso tirare se vedo fare? Certo! Il mio senso d'aiuto percezione. Mi dice che c'è qualcuno che... No, è meglio. Tu direi che prende schifezze per terra e se le sparma sulla coscia, cioè. Roma d'occhi. Cioè, allora, io quello volevo vedere, quello l'ho visto. Ah, quello sì, sì, lo vedi. Ah, fa molto bene la pelle. Il mio senso d'altruismo mi fa capire che lei c'ha qualcosa che non va. Non l'hai vista, però avrai anche tu un tiro di percezione. Dove stanno i dadi? L'ho messo qua dentro. L'avevo sbagliato. C'è la tazza pirata. C'è la tazza pirata. La tazza pirata. 16. Ma basta, basta, 16. Okay. Tu vedi che lei si sta guardando in giro mentre si accarezza la coscia per coprire qualcosa. Io, cercando di non farmi vedere degli altri, mi avvicino da lei. Madonna, mezz'orca, tutto a posto. Tu sei in armatura... pesante. Fammi un tiro di furtività. Mentre mi avvicino da lei. Certo. Stiamo facendo la porta. Bomba, 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 9 bomba. 11. Tu sbattacchi in giro. Tum, 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 tum. Sente questo rumore qua. Ma poi fa piano. Andiamo di nostra sponte dal tipo. Sì, io sto andando da lei però adesso. Vabbè. Quindi, vabbè, ho fatto rumore, l'ho comunque raggiunto. Sì, sì, l'hai raggiunta, hai fatto il suo rumore, è stato a sbattere un pochettino in giro. Ok. Mm. E il tipo si è solo allarmato, ma non si sta muovendo. No, non si sta muovendo. Ok. Allora, le chiedo se c'è qualcosa che non va. Non mi sembra questo il momento di parlarne. Grazie. E quindi io... faccio pippa perché faccio vai un tira su fare pippa. Mentre siete lì, immagino siete ancora abbastanza vicino all'entrata, dove siete entrati voi, no? Non siete mai entrati. Io voglio giocare. Ci ha fa un passo. Voi vedete questo uomo che fa capolina da una delle pile di casse. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera, voi avete impegni? No? No, cercavamo questo qualcosa da fare. Provare un gioco? Un gioco! Un gioco! State zitte! E si gira, scusatemi. Cos'era, un pingu? No, un kenku. Ah, li confondo. Avrei detto un pingu. Lo so. Tu stai fermo. Anche perché ti stai sempre sulla fermi soglia. Lì, sulla stessa soglia della porta. Non abbiamo mai fatto un passo. Ho inventato un gioco. A Waterdeep va molto di moda un gioco di guerra. Dove giocano a fare la guerra, oltre a fare la guerra davvero, una cosa molto disgustosa. E allora, visto che io sono anche un po' teatrale, ho voluto aggiungere anche qualcosa di teatralità. Con un mio collega della Gilda dei Calzolai, di nome... Jaiga Garrix. Come, scusi? Jaiga Garrix. Yeah. Stiamo cercando di dargli un nome. Stiamo facendo degli abbinamenti di nomi, ma non l'abbiamo trovato ancora. E lo stiamo testando. Sarebbe veramente di incredibile aiuto se voi mi aiutaste. Magari. Mi sento aiutare. Se mi battete, potrei venirvi incontro in qualcosa se mi date anche dei consigli su un gioco. Quindi è un gioco competitivo. Certamente, perché si bisogna vincere ai giochi. Ha un campione davanti a lei. Io sento che ha bisogno di aiuto, quindi sono già lì seduto. Quando cominciamo? Hai da bere? Beh, con mi chi sembra pensi una cosa di che stare parlando? Fare. Certamente. Cosa? Quando si gioca questi giochi qua ci vuole sempre uno snack e qualcosa da bere. Lo snack? Acqua di sorgente. Chiaramente. E possiamo giocare tutti insieme a questo gioco? Certo! Possiamo giocare tutti quanti assieme. Se vinciamo? Facciamo una scommessa, mettiamo qualcosa in palio. Ok. Un oggetto a caso qui dentro. Fatto a caso, la nostra scelta. A caso per lui, la scelta per noi.
E se vinco io? Dici tu. Cosa vuoi? Ti regaliamo il cavaliere in armatura. Usi questa lunetta? No. Action figure. Potreste lavorare qua, ecco, al posto di questi Kenku. Lavorare qua, Kenku! Lavorare qua! Basta! Glielo ridici. Per allora? Per me sì. Ci va state? Bene. Prego. Aspetta, per il mio allenamento va bene. Potreste ci stiamo dopo. Prego. Andiamo al tavolo. Andiamo. Io intanto sono un po' perplesso di quello che si è stato da un'altra. Cioè, sono l'unico che sta. Ah, tanto un verso del lupo poi in amore. Sì. Hanno bisogno d'aiuto. Tu senti lui che chiama Michele. Avranno bisogno di me. Se non ci fossi io a salvare la situazione sempre. Questo gioco. Scendo. Buongiorno. Buonasera. Buonasera. Lei è? Io Furkas. Esperto, notoriamente esperto di giochi da. In cui si usano i dadi, soprattutto. Desco. Mi piace. Un altro test. Vi spiego le regole del gioco. È come se fosse un gioco di guerra dove ognuno di voi interpreta un personaggio dei Forgotten. Io voglio essere grossa! No, il bello di questo gioco è che ognuno deve interpretare qualcos'altro. Ho qua giusto per caso 6 schede del primo prototipo di questo gioco. Ve le darò a caso. No, cambiatevele se sono le stesse. Qua ragazzi sono le schede della scatola bianca di D&D del 1974. Questo gioco è molto semplice. Voi dovete interpretare dei personaggi. Io vi racconterò una storia. Se riuscirete a battermi, avrete vinto. Se invece vi batterò io, avrete perso. Come funziona? Voi dovrete usare l'immaginazione e utilizzare gli oggetti del vostro equipaggiamento per cercare di sfuggire ai trabocchetti che io vi metterò. Ogni tanto ci saranno delle prove, dovrete attaccare. Come si attacca? Dovete lanciare questo strano dado, vedete che tira fuori un dado, dei dadi della forma strana, voi avete visto i classici dadi. È un dado scolpito nella roccia, ha 20 facce, è molto, molto strano. Ma lo dovete lanciare, vedete che avete un roll, avete il valore del tiro e il valore di questo, della CA scritta sopra. CA è la vostra classe armatura. In base al tiro del dado, vedete che c'è sopra un valore. Quindi, ad esempio, se avete CA 7, se uno fa 19 vi colpisce, se no, scusate, 12 vi colpisce, se no, no. Se vi ha colpito, tira un D6 e vi fa il danno. Il danno è sempre un D6. Vi potete muovere di 3 esagoni alla volta. Vedete che davanti a voi, su questo tavolo, c'è questo enorme campo, come se fosse un campo di battaglia, fatto veramente bene. C'è un piccolo villaggio, c'è una montagnola, ci sono delle piccole caverne e c'è un drago appoggiato sopra la montagnola. Voi siete questi personaggi qua, vi dà questi 6 soldatini. Avete qualche domanda? In realtà sì. La classe armatura, ci sono vari numeri, ma la nostra quale sarebbe? C'è scritto sopra. Ok. Qua. Ah, ok, non l'avevo. È un bel 2, sì. Un bel 2. Beh, 2 è alto. Devo fare 17 per colpirti. In realtà più alto. Sì. Io sto veramente imparando qualcosa. Così funziona. Funzionava. Questo qua è un playtest, non è ancora definitivo. Anch'io ho una domanda. Io sono una femmina. Sì. Certo, come vi volete chiamare? In questo gioco qua bisogna anche chiamarsi con un nome. Come volete chiamarvi? Crosta. Bellissimo nome! Crosta. E tu, mago, stregone, come vuoi chiamarti? Darò un nome che ho letto una volta in un romanzo, Riccardo. Riccardo, bellissimo!
sul cavo. Crosta! Faccio un casino adesso. Che classe sei? Halfling. Ah, sei un halfling! Un tempo li avevo chiamati hobbit. Poi però è arrivato un avvocato di un mondo lontano che mi ha fatto un culo così e mi ha detto non puoi chiamare così, ho avuto il genio di chiamarli Affle, mi piacevano Hobbit, chissà perché non ho potuto più chiamarli così. E tu invece, Riccardo, vi chiamerò quei nomi che usate nel gioco, nomi talmente osceni, Riccardo, che si chiama Riccardo in questo periodo qua. Esotico. Sì, è fatto molto esotico, quelle persone un po' strane. Sono un chierico. Un chierico. Di che razza? Chierico. Chierico. La prossima edizione di dividere le classi dalle razze. È impossibile questo che gli chiede. Uno che gioca l'elfo o il nano è un elfo o un nano. Come mi vedrà mai lei un nano chierico? In effetti è un elfo magari, che ne so, arciere? Non esiste. L'elfo è l'elfo, solo gli umani possono fare altre cose. È pazzo. Giovane orca. Sì. Che personaggio ha lei? Sono un elfo. Oh! Ah! Che ironia. Ha visto che bello questo gioco qua? Lei che è un'orca dedica la violenza, il saccheggio, alla sporcizia. Invece per poche ore sarà un'elfa, leggiadro o elfo. Può scegliere lei, leggiadro, delicato, profumato, l'esatto contrario. Che meraviglia il gioco che sto inventando. Sto già divertendo un sacco. Come si chiama? Noia, con la Y. Noia. Sì. Noia. Noia. Come? Lei, amico... Allora, io... Lei è uno studioso di giochi, quindi mi raccomando, ci tengo molto, eh. Ne voglio. Io sono un chierico e vorrei anch'io darmi un nome, Ace. Visto che sono un chierico, che dia un senso un po' di benessere alle persone, mi chiamerò Taki Fludek. Taki Fludek. Taki per gli amici? Sì, sì, sì. Con la campa. Studia qua di dare nomi di medicine ai personaggi, interessante, eh? Cioè, mi piace. Cavaliere, vuole togliersi l'elmo per giocare? Magari sta più comodo. No, va bene così. Ah, a proposito, bevo. Sì. Che te lo lancio in faccia. C'è lì che guarda la birra che scola. Che cosa gioca? Una femmina nano, immagino abbia la barba. Certamente, un po' di peluria. Cioè, Non so, un mondo di fantasia. Quindi. Ma può scegliere... Le dirò una cosa che non avrà mai sentito. Può essere quello che vuole. Capisco. Non appoggiamoci ai nani di adesso. Posso essere quello che vuole? Sì. Il mio nome è Sharon. Mi piace la voce che gli sta dando, Sharon. Sharon. Portate. È così che si gioca, si interpreta. Ha capito perfettamente. Mi raccomando, Sharon. Dopo mi dovrà... Vedete che intanto prende una pergamena e segna tutte le cose. Mm-hmm. Mio giovane amico, così desideroso di giocare. Io sono un mago e mi chiamo... Sei tornato a essere quello che eri. E mi chiamo Dark Megalord. E sono fortissimo. Signori, se non ci sono domande inizierei a giocare. Così vi faccio vedere come funziona questo gioco. Le regole sono semplici. Se vi fanno anche soldi? No, soldi non sono stati pattuiti. Chi è che ha contrattato? Ci troviamo in un posto inventato da me. Si chiama Blackmore. Blackmore è un continente, una nazione che è in perenne guerra. A sud-est il grande impero di Tonia sta devastando e sta avanzando. L'uovo di Gut, da nord, sta mandando i suoi terribili emissari da noi. Voi siete appena tornati vincitori da una campagna contro i predatori scandariani.
e siete in questo piccolo villaggio quando un'orda di goblin si appresta ad arrivare. Che cosa fate? Andiamo a fuoco al villaggio. Hai qualche elemento tra il tuo armamentario che te lo può permettere di fare? Il suo nome, penso. Sei dolce. Riflettiamoci. Ancora non abbiamo visto questo borgo. Prima guardiamo com'è e poi si tratta solo di goblin. Quando mai un goblin ha fatto male a qualcuno? Effettivamente no. Bene, Tasharon. E i goblin, cosa sono? Come i goblin nostri? No, i goblin che vedete in giro sono piccoli, sono verdi, sono bitorzoluti e fanno questo rumore qua. Un po' come l'uomo in amore, mi sembra. No, quella l'ho sentito bene, fa Michele. Il famoso pupa in amore dei Forgotten Realms fa Michele. Ma anche io ho una domanda, ma l'ambientazione è abitata nel passato o nel mondo moderno, come mi sembra? No, è un mondo moderno, però non nel nostro universo. Non sapevo nel passato cosa fosse successo. Oh, quindi preferisco giocare ai giorni nostri. Un mondo però per essere sentirsi degli eroi. Si gioca la guerra però con maniera un pochettino più eroistica. Quindi i goblin non sono esattamente come i nostri. No, sono cattivi però. Sono cattivi. Sono questi goblin che stanno arrivando. Che cosa fate? Io che mi sento preso da una parecchia arroganza, essendo io un halfling, donna che gli manca pure un arto. Allora vado. Allora io con tutta l'arroganza del mio personaggio. Io mi sento un po' colpito da sto. Mi avvicino verso i goblin e comincio a fare: ehi, 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 che cosa volete da qui? Come fai, scusa? Non so parlare. No, no, di nuovo. Ehi, ehi, ehi. No, quello che hai fatto con le mani. Aspetta, fai quello che hai fatto con le mani. Ehi, ehi, ehi. Così. Davanti ai goblin. I goblin ci stanno molto vicino. Molto vicino. Un goblin ti attacca. Subito. Sì. Era molto importante il ruolo. Sei main. 13, 6. Quanto hai 10? No, 2, quindi devi fare 17. Infatti ho detto 13, sei no, e non ti colpisco. Vedi questo piccolo goblin che ti viene addosso. Cerca di colpirti, ma non ti colpisce. In quello... Mira qui. Arrivano tutti quanti i goblin. In questo divertente passatempo, come si organizza l'ordine di combattimento? Cioè, ne so, fattore iniziativa. Questa è una bellissima domanda. Ho sempre giocato con il mio amico Kenku che non capiva mai nulla. Potremmo fare alla fine una questione di velocità, giusto? Sì. Facciamo con la destrezza, ad esempio. Cosa ne pensate? Mi piace come idea. Chi ha il valore di destrezza più alto? 10, 16, 6, 13, 13, 9. Quindi dal più alto. Tocca a te! Guarda caso. Crosta swag. E quindi io però non capisco... Vai! Crosta! Ho una spada, penso. Fate tutti un D6 di danno. Ok. Io quindi estraggo la spada e colpisco il goblin che ha provato a colpire me. Tira. Che devo sommare? No, no. Scusa. 9. Ma si sta inventando delle regole. Neanche fossero le evoluzioni più evolute di questo gioco. È appena nato questo gioco qua. Vuole il brevetto. 9. Poi ne parliamo. Hai fatto 9 di dado? Sì. Non lo prendi. Si sposta velocemente. A chi tocca? Vai. Uno di voi. Siete voi. Vai. Prima le signore. Una daga. Eh? Una daga. Una daga. Uso anch'io una. Tanto sempre da stare. Vabbè, ovviamente vado in soccorso, insomma, di questo mio povero compagno che sembra non cavarsela molto bene. Yo. Poi insomma, sì, sono un elfo, quindi sarò anche molto nobile e tutte quelle menate là. Non si vuole così, un po' di enfasi, su, su via, pensi di essere un elfo? Giovane Krim! Come sei venuta a chiamare? Noia! Noia! Noia!
La prego! Come reagirebbe un elfo davanti a questa marmaglia schifosa che si aggira davanti quando una sua compagna, ferita e monca, una roba oscena, evita il colpo di uno di questi goblin? Come si comporta un elfo? Rassettandomi il vestito dico, oh cielo! Benissimo! E ocelando che cosa fa? No, non mi sembra. Mi appropinquo? Va verso la pugna! Assolutamente! Ma perfetto! Sono nata per questo! Colpisca! Colpisca! Giovane elfa! Oh, con che ardore quest'elfa sta estraendo la spada! Con che ardore quest'elfa sta estraendo la spada? Mi si è impigliato il vestito bellissimo che ho addosso nella daga. È allucinante come riesca a portare la sua orchitudine anche all'interno di un gioco. Inciampa! Inciampa e perde l'arma! Caspita! Si vergogni! Dannazione! Sono veramente avvilita. Sì, comprati da elfo e magari... No. Prego! Sharon! Vediamo, vediamo se... Le sue compagne sono in estrema difficoltà. Credo una... di aver capito come... Oh cielo! Ma è bellissimo! Vado bene. Prendo appunti, la penna... I miei compagni, oh, sono in difficoltà! Ho qui una alabarda e una splendida barba. Colpirò questo goblin davanti a me con la mia alabarda. E per farlo userò una formula che sento che sarà propria dei giocatori che d'ora in poi si impegneranno in questo gioco. Attacco! Bello, mi piace! Attacco! 9. 9 di dado. Mazza di merda, è stata fatta. Cioè dal 10 in su prendo in tutto, no? Le tre pulzelle, vedete le vostre compagne, le vostre tre pulzelle che inermi davanti al potere goblinoide disgustoso di questa marmaglia ordesca sono donne invece di stirare. Una halfling. Posso fare di nuovo? Un'elfa, una lata. Vedete questi goblin che si appropinquano sui loro corpi? Oh Dio, lo scempio sta per essere compiuto! E tocca a voi. Che cosa fate? A chi tocca? Aspetta. Destrezza. Quanto c'è? 6. Quanto c'è? Non c'è male. Tocca a crosta. Tocca a Dark Megalord è arrivato per salvarvi. Dark Megalord usa le armi che è un grande mago. La magia. Una sincopa, una sincopa. Vedete che Arne rimane così. Questo gioco farò veramente il grano. Colpisci l'orda goblinoide oscena che sta per compiere atti ignobili sulle tre pulzelle! Raccontami che cosa fai, prima lanciami un di 6. Questo? Esatto, è quello a forma di cubo. Dark Megalord ha fatto un... Però con questa voce... Dark Megalord, vedendo l'oscenità che sta per compiersi su queste meravigliose creature, attacca con una formula magica quasi sconosciuta, esce dalle sue parole una cosa del genere e un goblin si scioglie spaventando gli altri goblin. Tacky Fluidec. Ispirazione. Io non sto a più nomi. Io prendo la mia mazza. Ammazza che mazza! Ammazza che mazza! La scurrilità non è una cosa ammessa in questo gioco, per cortesia. Si gioca seriamente! Per i bambini che ci seguono da cazzo. E carico impazzito uno di questi goblin. Carico? Carica vuol dire correre con una verve, una voglia di morte. Questo potrebbe essere bellissimo in questo gioco. Segna. Carico. Veramente bello. Prende la sua pergamena, tinge nel caramaio. Carico.
però io ovviamente mentre corro verso il nemico rassicuro le mie compagne: tranquille, ci penserò io, pensate a voi stesse. E colpisco. Ma te sei maschio, sì? Sì, sì. Perché? Però sono dagli fa benessere. Sono maschio e brutto, c'è scritto. Ma leggete cosa c'è scritto sulle schede, ragazzi. Cioè, qua sono un capolavoro. Ma sono tutti quattro. Gold. È un altro cleric lui comunque. Mi dato. Ah, no, do un pugno al tavolo per girare. Esatto. rilancia. Mi piace tantissimo. Questo non passa. 11. Si morso sul tavolo. Che risultato avete ottenuto col... Non so ancora come chiamarlo. Col pietrenti. 11 di pietrenti. Colpito! Come mi uccide il goblin? Prode Tacklefoy Deck! Colpisco con una botta pazzesca TM sulla testa. Questo? È quella forma di cubo. 5. E mentre abbatto la mia mazza faccio pace! Ne rimangono ancora 4 in vita. 3 colpi con la tua mazza, ne schiacciano 3. Le pulzelle ti guardano con aria adorante. In particolar modo Sharon è molto attratta da te. E anche tu inizia a essere... Sì, certamente, così bisogna interpretare in questo gioco. Si interpreta. Spero che non si sia rovinato niente. Ma uno! Uno è ancora in vita. Uno è ancora in vita. E vi guarda. E tocca a Rocchirdo. Riccardo. No, Rocchirdo. Rocchirdo. Va bene. No, non si storca di nome, Rocchirdo. Rocchirdo. Hai Riccardo? Rocchirdo era proprio. Hai Rocchirdo. Rocchirdo. Ah, Rocchirdo. Ok. Belli, io sono una vecchia donna bassa chierico, ma la luce divina degli dèi mi illumina l'armatura che indosso. Quindi è Riccardo. Che sono, vengo dalle terre del nord dove parlano con la remoscia. Nel nome degli dèi io vi uccido. Prendo il mio martello a due mani e lo schianto con tutta la forza. Gagliata vecchia! Lo schianto sulla testa dell'ultimo rimasto invocando il mio dio che è... Perché ride? Che cosa c'è? C'è un ictus in corso, credo. Ah, sì, come? Non è male l'idea di inserire anche in vita. È bellissimo, mettiamo un pantheon. Ottimo. Pantheon, il mio è più divinità. Divinità multiple. Bellissimo. Bello. Mi sta piacendo, si può ambientare veramente ovunque questo. Mi sta piacendo? Potrebbe avere un futuro. Un sacco. Attacco, giusto? Attacca, esattamente. 17. Ho 2. Lo sfrantumo. Sfrantumi. Vado, questo, no? Esattamente, con quella forma di cubo. 4. Il martello della somma Riccardo. 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 Della somma Riccardo. Si abbatte con una violenza incredibile dovuta agli anni vissuti da questa vecchia, schiacciando il malcapitato goblin, l'ultimo della sua specie. È il villaggio che salvo. Pagante, ma sento che mi manca qualcosa. Tipo? Controllo i cadaveri. Or dunque, per quale motivo dovresti controllare i cadaveri? Potrebbero avere dei monete d'oro, strumenti che potremmo utilizzare, equipaggiamento. Vestiti. Ma più che altro, perché questi goblin hanno attaccato questo villaggio? Ci chiediamo. Capito? Ah, gli manda qualcuno di cattivo. Interessanti entrambe le risposte. Cioè, trovate... Erano 10 monete d'argento. Si potrebbe anche... Le segno io! No! Ma sì? No, sono nel gioco. Che vuol dire nel gioco? Che tu puoi prendere queste monete magari... Il gioco, non che te le do io. Di lavorare con l'immaginazione. L'immaginazione. Pensa ad avere un borsello finto, esatto, dove mettere 10 monete finte e comprarti delle cose finte. Immagina un teatro della mente. Qualcosa di frizzante.
di più che frizzate, di frizzanterrimo. Frizzantissimo. Cosa stai dicendo? Perdono, si è scordato. Noto che sulla scheda... Ma non potete capire, non mi capisco più un cazzo. Noto che sulla scheda c'è una voce con scritto XP. Sento che è qualcosa che mi chiama. Ah, è una faccina fa linguaccia. È così. XP, visto che voi avete battuto, lo so. Dei punti esperienza per crescere e avere nuovi livelli. Quindi, quindi poi posso... diventare super mega dark mega usare il pietri 20 invece del pietri 6? No, ottieni nuovi poteri, puoi mettere dei modificatori tipo un cubo più uno. Figo. Potrei fare una cosa, quello che ha detto prima il vostro compagno mago De Tortis, Richard Ricordo, è effettivamente perché c'erano i goblin. Devo vincere. No. A un certo punto, una voce si propaga per tutta la valle. Voi, schifosi mortali, avete destato le ire del grande drago. È piuttosto suggestivo. Mi sto emozionando. Sono quasi là. Sono traumatizzato perché mi ricordo della morte di una persona. Un drago. Grande, gigantesco, arriva davanti a voi. Io vi ucciderò tutte. Ehi, che hai detto a me, miei amici? Pace! Dentro di sé tutto il respiro. Un'enorme vampata di fuoco prende voi, il villaggio, le montagne e distrugge tutto! Ho vinto! Adesso lavorate per me. È bello credo questo che gioco. La risoluzione del suo gioco sia piuttosto arbitraria. Non è vero. Hai deciso tutto tu? Sì. In che non credo che sia corretto. Cos'è? Però come si fa a vincere se puoi fare delle cose del genere? Abbiamo ucciso i goblin. Ecco, io ho ucciso voi. Mi sembra corretto. Ma non hai neanche tirato un sasso... Io sono il narratore di questo gioco. E ho vinto io. No, ma così è impossibile però. Secondo me questo gioco deve funzionare con il master che vince. Il master. Ma forse sarebbe più bello bellissimo se il master giocasse con i giocatori. Se creasse una storia tutti assieme. No. Io non dico che ci devi fare da balia, eh. Però almeno darci una possibilità. Neanche ci siamo dite, spettati. Sì. Cioè voi magari avete voluto trovare, non so, combattere contro il drago. Sì. Provare a scappare. Si creerebbe una storia molto più avvincente. È divertente. Oppure ad esempio potevamo usare degli oggetti, tipo mi potevo cospargere di acqua sacra e resistere al soffio del drago. Funzionano così, vero? Vi chiedo scusa. Non so se è molto più bello come dite voi. Un gioco condiviso. Dove si crea una storia tutti quanti assieme, non dove c'è un giocatore contro altri giocatori. Dove si può crescere assieme, creare un racconto assieme, si intrecciano le cose. Magari nessuno vince. E quindi vincono tutti. Ma se un master vuole inventarcelo, ci sarà qualcuno che vorrà vincere e fare solo questo, no? Ma il divertimento è la vittoria. Il suo gioco personale. Il vero sballo è dire no. Mi siete stati molto utili. Molto utili. Un gioco condiviso. Però il drago ci stava, il drago non ve lo aspettavate. No. Forse sarebbe stato bello per fantastico. Lo mettere nel titolo. No, io sul titolo ce l'ho. Vai. Ce l'ho, credo di averlo trovato mentre giocavo. Tunnel e troll. È uno di quegli accostamenti che avevo messo vicino. Ho tanti accostamenti. Vediamo che cosa dirà. Hai detto che c'erano delle grotte lì pure, no? Sì. Andavo giù nei dungeon. Mi piaceva quell'ambientazione. Potrei proporlo a Jaga Garrix. Vediamo che cosa mi dice. Orsù, adesso segnerò le mie cose. Una promessa è una promessa. Ho vinto, ma in realtà ho perso. Perché sono stato ingiusto, lo ammetto. Abbiamo vinto tutti e due. Abbiamo vinto tutti e due. Quindi potete prendere un oggetto qui dentro e poi potete venire a lavorare per me. Potete, nel senso che possiamo scegliere se venire a lavorare. Domani venite qua, vi presentate, venite a lavorare. Domani ci saremo sicuramente.
Perché non possiamo domani ci saremo sicuramente. Che gioco volete? Noi non bavagliamo. Che cosa volete? Sarò l'impiegato del mese. Cercavamo una cassa con un simbolo. Troppo sfacciato? No. Ci sbrighiamo. Eh sì. Con una spirale. Un vortice. Un vortice disegnato sopra. Bingo. Avevo fatto un ordine e praticamente per un disguido non sono arrivati a casa mia, ma hanno mandato la cassa qua. Figliolo. Hai detto Bartolinus. Non c'è bisogno di te giustificare. Figliolo. Ce lo devi cercare. Sinceramente, le merci si perdono ogni tanto. E quello che mi avete detto voi può farmi fare veramente il salto. C'è tunnel e troll. Un gioco condiviso. Carica. Attacco. Attacco. Il nome di questo gioco, non il nome del prodotto, ma gli scacchi, la palla corda. Abbiamo un gioco di simulazione fantastica. Gioco di simulazione fantastica. Mi piace davvero molto. Credo che avrà successo. Però GSF funziona male. Abbreviato. Però è un gioco dove è divertente anche fallire. Gioco del fallimento fantastico. No, perché non si fallisce. Bisogna raccontare una storia. No. Basta. Stavate dicendo una cassa con un vortice sopra. Keiko! Cassa con vortice sopra. Quanto è grande? Più o meno alta. Così che si porta. Cercatela. È come il Licis. Dopo pochi attimi vedete che arriva il Keiko. Vortice sopra! È una scatola non tanto grande. Così. Chi la prende? Io, il più forte di noi. Siete voi. E se dessi una sbirciatina? No. Tu lo prendi? Possiamo levarlo almeno. Nell'esatto in cui lo prendi, non pesa niente. Cioè, è leggerissimo. O sei molto forte. O molto vuota. Sono diventato fortissimo! È leggerissimo. È chiaro? Peserà 2 kg, cioè legno, tipo legno di quel composto e basta. Legno ignifugo, Strap. Io non è che sto proprio una cima. Io direi di sbirciarci dentro. Magari c'è qualcosa di che è chiusa, cioè abbiamo di che combustibile stesse parlando. Potrebbe essere molto pericoloso. E insomma, ti ricordo che tu. E la cassa è sigillata, cioè ci sono fessure. Bisogna aprirla con un piede di porco. No, faccio dico, però tipo tra le travi di. No, è chiusa, è non si vede. Super chiusa. Sì. Potremmo farci un buchino con un artiglio. No, per una volta possiamo. Posso cercare di vedere se c'è della. Non sì, della magia all'interno. Se hai individuazione del magico. No, sì. Un incantesimo no. Dico lo stregone, provo a vedere se c'è della magia all'interno. Io non prendo ordine da un nano. Per cortesia potresti vedere se c'è della magia all'interno. Va bene, lancio indicazione al magico. È incredibilmente magico. Perciò il fatto che sia poco. Senti, posso fare un qualche tiro di conoscenza su qualcosa? Arcane. Su conoscenza arcane? Arcane. Credi la magia che turbina, come una magia che turbina. Arcane. E 14. Capisci palesemente che c'è un piccolo elementale dell'aria lì dentro. Ok, e merce che costa? Cioè, è roba rara. È un elementale dell'aria personale, fondamentalmente. Io comunque ho un amico a fan del Necile per 6 soldi per sta cosa, eh. Hai buono. Hai già perso un braccio. Mi braghi una persona. Posso? Siamo pari? Siamo pari. Prego, uscite pure da davanti. A che ora dobbiamo venire al lavoro domani? 8:30 per cortesia. Io dormo qui. Perfetto. Lui deve essere l'impiegato del mese. Beh, deve essere il più deciso possibile con il nostro nuovo amico. Che ore sono? Saranno 12:30, l'una adesso. Ma noi a che ora ci dobbiamo? Vabbè, tanto vale rimanere qui, visto che noi dobbiamo lavorare. No, al molo 8 della notte. Della stessa notte? Sì, stessa notte. Io dobbiamo andare a consegna a Pacco. Poi torniamo qui. Ah, sì, abbiamo certo, giusto certo. Una commissione. È regolare. Ho preso il pegno. Ho preso il pegno. Abbiamo preso. Ah. Comunque, ragazza, c'è un andate verso il molo? Certo. Sì. Voi col pacco in mano vi dirigete
verso il molo. Nascondo l'uomo. Vedete che c'è? Una grossa nave con le mele ammainate. Ignifughe. Rosse e gialle. Come i vestiti. No. Queste grosse vele rosse e gialle. E vedete che c'è sulla polena un'enorme scimmia a tre teste. Signor Gaspar, si sta dietro di te una scimmia a tre teste. Non ce la posso proprio fare. Sul molo dopo vedete che c'è Jarlaxe in piedi, che sta fumando un sigarillo e ha la benda sull'altro occhio. Ed è lì, vedete che sta parlando, fumando. Vi guarda, prende l'enorme cappello, si abbassa e se lo rimette in testa. Ed ha un altro cappello. Ben trovati. Non c'è niente dietro di lui, non c'è una nave, non c'è nulla. Avete trovato quello che cercavo? Indichiamo la cassa. Gliela mostro e senza rubare. Complimenti. Grazie. Non vi scoccia se controllo che cosa c'è dentro, vero? Perché non lo sai? Prima dacci l'informazione alla cassa. No, vedi che... metti per terra la cassa e io vi do l'informazione. Dacci l'informazione e non è vi do metà informazione. Perfetto. Dopo le ossa di balena c'è un tempio dedicato ai draghi. Là la cassa per terra, per cortesia. Appoggiare. Vedi che quando appoggi la cassa il drago vicino a lui fa un gesto con la mano, la cassa si apre e vedete che c'è una piccola teca di quello che sembra essere un materiale trasparente come vetro, anche se molto più leggero del vetro, e dentro c'è un piccolo elementale di aria, un vortice che gira. Velocissimo. Jarlaxe guarda la cassa, l'alto drò fa un gesto con la mano, Jarlaxe la tiene in mano. Una promessa è una promessa. Sull'isola di Ruathim, dopo le ossa di balena, c'è un tempio dedicato ai draghi. Là troverete quello che cercate e tutte le risposte alle vostre domande. Isola Ruathim. Ruathim. Grazie. E arrivederci. Detto questo, vedete che salta indietro, saltando come nell'acqua, dietro di lui, sentite un tonk, un rumore come metallico, dopo che sentite clonk, e vedete delle bolle nell'acqua. Vedete adesso tutti quanti nel buio una grossa luce. In che direzione? Nella coscia di Crane. Sto fango non lo fanno più come una volta. Non mi pare appropriato guardare. Vedete quello che sembra essere quasi un simbolo draconico, qualcosa di particolare, non l'avete mai visto prima. Porca miseria. E in quello, quando guardi verso il basso, vedi che c'è Bibi. Un braccino di Bibi che sta uscendo, ti sta abbracciando. E subito dopo esce Aurinax. Da dove? Dalla ecco coscia. Come dalla sua coscia. Dalla sua coscia. Come Dioniso. Io che lì dove escono. Esce da un portale vicino alla sua coscia. Ok, inquietante. E sta abbracciando la sua coscia. Ti chiama Aurinax, guarda. Mi sembra di avervi già visto. No! No, non ci conosciamo. Lei chi è? Come si chiama lei? Ho avuto modo di sentire. Cosa? Le coordinate, penso. Dell'isola di Ruathim. Non pensavo che una persona come Jarlaxe potesse mantenere la parola data. Evidentemente anche lui ha paura di quello che sta per succedere. Beh, adesso tutto quello che ci serve è una nave. Sì. In quello sentite una risata a voi familiare. Un uomo con i capelli biondi, eccoli, arruffati, si appoggia sul bordo della nave vicino. Ehi! Avete bisogno di un passaggio? Sentite un rumore di un ceffone. Marius! Di un omone vicino.
Ma perché il di nuovo loro? Perché? Dai. Vi riguarda e fa. La Three-Headed Monkey è a vostra completa disposizione. Grande Marius. Io prendo la cabina grande. Ragazzi, la sessione è finita. Spero che vi siate divertiti. Grazie per aver giocato con me il primo di ottobre, che per me è una data ruolisticamente molto importante. Spero che vi sia piaciuto vedere com'era D&D nel 1974. Mi piace come avete reinterpretato i vostri personaggi che ruolavano altri personaggi, quindi con la voce dei vostri personaggi fare altri personaggi. È stato bellissimo. Cioè, è stato per me oggi un giorno, lo so che lo dico, per me è proprio un giorno importante il primo ottobre, perché senza Dave non ci sarebbe tutto questo. Cioè, mi sono sempre molto affine a lui, e quindi davvero grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie. Io però devo confessare una cosa. Dimmi. La prima volta che ho girato a D&D l'ho fatto con il manuale fotocopiato. Tipo un momento di autodenuncia. Pure io. Ma parte di quell'edizione, no? No. La scatola rossa l'ho girata. Pure io. Si sentiva in dovere di togliersi questo peso. Ragazzi. Il manuale fotocopiato, i quadernoni ad anelli. Sì, i quadernoni ad anelli. Poi i quadretti. È stata la storia di tutti quanti noi. Appena uno comprava un modulo, tutti a fotocopiarlo. Ma era così. Peraltro costava più o meno quanto comprarsi l'originale. Sì, costava un botto, costava, cioè... Anzi, mi ricordo che l'avevo pure fatto rilegare appunto con gli anelli, quindi più o meno stavo... Per farmi perdonare, piano piano sto ricomprando tutte le scatole della versione. Sì, per quello originale della TSR. Sì, sì. Ma noi giochiamo, non dico spesso, però ci capita di giocare almeno un 2-3 volte all'anno una mini campagnetta in Bank Me. È molto... è un altro gioco. Non so, chi fa il cartografo è fottuto. Sì. Io mi ricordo delle mappe terrificanti. Mamma mia. Siamo persi proprio 100 volte. Ma qua non c'era un muro! E il master che ti guarda e fa. Invece sì. Invece che non ti dice nulla. Sei incredibile. Non sono stronzo. No, è. Non so, è spettacolare l'evoluzione che ha avuto dietro. Che vedevano le parti invisibili, vero? I passaggi segreti. Prendi il manuale. Non mi ricordo, ragazzi. Cioè, ho giocato veramente tutte le edizioni di D&D e mi sono piaciute tutte. Sì, anche la quarta. A me è piaciuta. Infatti, stavo di anche la quarta. A me è piaciuta molto. La quarta non era male. Se non si chiamava D&D era un ottimo. No, ma sai cosa? Io venivo da un periodo in cui giocavo tantissimo. Ragazzi, io amo, come vi avevo detto 18 milioni di volte, tantissimo Eberron. Per me, Eberron è l'ambientazione più bella di D&D. Infatti, adesso che c'è l'Adventurers League su Eberron, sono felicissimo. E ho messo Eberron dentro anche questa campagna. Per chi conosce Eberron ha capito esattamente anche dove. Ma cos'è la cosa incredibile? Il manuale di quarta edizione di Eberron è uno dei manuali più belli su Eberron che ci siano. È bellissimo come viene spiegato, come è scritto. È un manuale di ambientazione. Sì, ci sono le statue di qualche mostro, ma chi se ne frega. Infatti l'ho usato e sta usato finché adesso non è uscito il PDF ufficiale della quinta edizione di Kit Baker, però sono bellissime. Sto prendendo tanto anche da Dragonlance per questa campagna qua, sto prendendo da Eberron, cioè sto mettendo dentro tutto quello che mi piace. So che ti piace Dragonlance, la mia lo sapevo, schifo totale proprio, fino a che non esce la versione nuova Rosy. Poi anche per chi magari non ha avuto occasione di giocare tanto a D&D, vi sto mettendo dentro dei cliché, i Drow, Jarlax, il D&D del 1974, che immagino nessuno di voi abbia mai giocato, il Beholder, di tutto, il Mimic, sono proprio, è una campagna con molti tra virgolette cliché dentro. Capito, Dario? Mimic, cliché. Non mettere la mano non nel potevo forziere. Non farlo, non potevo farlo. Comunque è un grande gioco. Momento, lo sapevamo tutti che era un Mimic, ma andava bene così. Beh, certamente. Ma... Tranne dai!
Io gioco a Dark Souls. Vedi che c'è un forziere molto bello che ti guarda, come mi guarda? Vago indizio visivo di Riccardo che fa sento la campagna della Mimic. La Mimic. Stai tutto il giorno per una stanza. Che cosa fai? Aspetto. Sono una tavola da Mimic. E ora aspetto ancora. Vedo un cretino. Cioè, come rendersi più attraenti per farsi toccare? Però mi ricordo una delle prime campagne. Uso scintillio. Una delle prime campagne che abbiamo giocato con Riccardo e Roberto Master, mi sembra. Abbiamo fatto una campagna da Goblin. Madonna quanto c'era, era fighissimo. Ma ho giocato Goblin, ma usando la volo? Usando la Volos Guide tu? No, perché c'era la Volos Guide Monster che esiste. Ti spiega proprio come giocare i Goblin, c'è cioè, proprio classi PG, Goblin, Goblin, i Koboldi. Ma era quasi tutto un rules. Ah, perché comunque a Pathfinder c'è Wimpy Goblins. Sì, certo. Ma fai i Goblin e Pathfinder sono bellissimi. Sì, bello. Anzi, cioè, poi Riccardo fa dei goblin bellissimi. Guai a Reynolds, ha fatto delle cose dolorose. La prossima volta faccio il goblin. Che però io vorrei che la prossima campagna ci giocasse Sharon. Sharon è il suo amico goblin. Cioè, avete rullato quasi meglio i personaggi. Sì. I vostri personaggi rullavano meglio i personaggi di come voi rullate i personaggi. Amo la metà di voi, di quanta vado? No. Vediamo se c'è qualche domanda dei giocatori qua nostri. Ho iniziato anch'io con la quinta. Giocherete mai a scacchi? È la seconda volta che chiedono. Io piace gli scacchi. C'è qualcuno fissato con gli scacchi? Feticismo per gli io non so giocare a scacchi. Io so giocare a scacchi. Io pure. Ma se io se lo dico, tranquillamente. Mia moglie è bravissima e mi dice no, non ti insegno perché sei troppo stupido. Ti capite che la mia autostima... Però a scacchi veramente tattile. È appunto, devi bilanciare. C'è un giocatore che porta a giocare una partita. Ti posso sfornare scacchi. Prossimo episodio, lunedì prossimo, sì. Grazie. Ragazzi, se avete delle domande, ditecele che abbiamo gli ultimi 5 minuti a tutti noi. Qualsiasi domanda volete, e in base alla domanda vi passo le domande. Sei la villina. Miele. Lo mettiamo nella sigla. Ripetutamente. Allora, il prossimo appuntamento dove saremo noi? Beh, noi saremo tutti quanti. Quanti quelli fighi tranne l'Enrique che ha un concerto trap figli. con la Waterdeep Gang saremo tutti a Lucca e ci potete trovare la sera in piazza Anfiteatro sempre. Vabbè, poi facciamo un post magari sì, diciamo, dove quanti, che c'ho, ognuno di noi è dislocato in varie parti, speriamo anche di fare qualcosa tutti quanti assieme sinceramente oltre la sera. Telefono lontano dal microfono. Ah, non è una domanda, è un'affermazione. Ah, ok. Suggerimento. Postate il disegno che ho fatto per tutta la serata. Media... Ah, è postato? Sì, lo trovate sui social. Sui miei social. Sui social di Roberto Recchioni potete trovare il disegno per cui. Seguitelo su Instagram. E mi sembra che deve essere anche solo bello perché tu ti ghignavi per quello o per altre cose? Sì, sempre ghigniamo per quello. Allora, scusate, voglio andare. La sintesi di Michele è venuta bene. E anche per quando hai detto afferrate il pacco. Vi presentate ognuno di voi anche per capire il vostro background. Ma l'abbiamo fatto questa sera all'inizio. Se vai all'inizio, torna indietro nel tempo. Ma background dei personaggi, scusami. Nella prima puntata c'è proprio un lungo discorso su ogni singolo personaggio. Stasera si è scoperto qualcos'altro perché anche se ha fatto il background, loro non fanno metagame. Quindi, anche se i giocatori sanno che cosa hanno fatto, non vanno a dire che cosa è successo. Stasera invece è Jarlaxe, visto che nel metagame è una delle persone più importanti e conosciute nella lore e conosce tutto di tutti, ecco perché ha svelato alcuni segreti. Perché ridi, mi guardi? Per la Roberto. E non vedi, quanto io vedo fin là, cioè se sono cercato già tutto il nocciolo qua. Allora aspetta, quando giocherete di nuovo lunedì prossimo ce la metto una citazione da Star Wars prima della fine della campagna, beh, con tutte le trappole che ho messo, cioè è una pista trap, vabbè, comunque sì, la metterò. Credo che Nicola sia ancora in lutto per essersi fatto soffiare l'ego chirurgo di Star Wars dal Kurt. È andata a cagare. Dov'è? Ci dovevo vedere nell'allegro di chirurgo. Ma perché non hai mai fatto l'allegro chirurgo di Alien? Vero? Ma che magari tiri fuori. Bello, con l'alien lo stomaco. Zakanth non approva, giusto? Che ne pensate dello Storyteller System? White Wolf? Beh, ragazzi, quattro giochi sono la base del GDR. D&D, Vampiri, Tulu e Cyberpunk. Mi sa non sei inquadrato, Roberto. Sì, a Roberto non piace. Non so se è stato inquadrato, però... Dici che era quello che significava?
siete sicuri? Mandate i PG che li metto come PNG nella sessione. Mi è stato già mandato un PNG che verrà un PG che verrà messo nella prossima sessione. Ma mandatemeli, perché la prossima sessione, fidatevi, sarà molto divertente. Si aprirà solo di... Aspetta che un utente ci ha chiesto, ma è vero che alla prossima giocata allora, è ragazzi... Lorenzo Magalotti? Sì. Non è un telefono. Invece sì. Sono sommerso di che è vero che la prossima giocata sarà durante il compleanno di Lorenzo Magalotti? Sì, è il tuo compleanno la prossima volta? Un negrone... L'otto. Perché il 7 è il mio compleanno. Oh, sono fratellini di compleanno. Ma che lecca culo, cioè è nato anche il giorno dopo di me per avere ispirazione. Grande. Come funziona leccare culo? Ma ragazzi, qua c'è un bellissimo messaggio. C'è un bellissimo messaggio. Buonasera, mi piacerebbe provare a giocare con D&D con gli, D&D con gli amici. Nessuno di noi però ci ha mai giocato. Volevo chiedere se ci sono versioni da scaricare online per imparare o se devo comprare direttamente il gioco originale e in caso dove posso acquistarlo. Grazie in anticipo. C'è la scatola in base. Allora, se parli inglese ci sono le regole scaricabili gratuitamente sul sito di Wizards of the Coast. Se no, con il prezzo di $24.90 o $25? $24.90 c'è lo starter set, che è fighissimo, c'è dentro le regole base, un'avventura, il set di dadi, le schede già prefatte e ti guida passo passo. Io che conosco benissimo il gioco ci ho giocato quasi 5 mesi per farti capire. C'è veramente voi contento, l'avete finito voi? Non abbiamo finito, no, ci abbiamo giocato svariati mesi e poi l'avventura è fighissima. È una delle avventure più belle scritte per la quinta edizione per $24.90 veramente. Chi decide di fare il master, che secondo me è il ruolo più bello all'interno di un GDR, sono gusti e magari tu quello compri e ti fa schifo, però è veramente bello. Ti spiega tutto. È semplice, è veloce, c'hai i dadi. Hai solo bisogno degli amici, di un tavolo, dell'acqua. E vai alla grandissima. E ti aggiungo una cosa, c'è la copertina più bella di quella del manuale poi regolare. Perché la copertina del scatola è meravigliosa, quella con quel drago verde, sì, del cavaliere. Lì è proprio cioè, bellissima. Ma quindi basta solo quella per giocare. Provi solo per giocare. No, la prova arriva da livello 1-5, se dopo vuoi crescere. Aspetta, vedo se c'è anche il manuale del giocatore. Sì, esatto. Per iniziare proprio. Ah, ragazzi, tra parentesi, avete livellato, siete di quinto. Quindi tutte le figate, vi aumenta il... la competenza passa e adesso tu hai palla de fuoco, dai. Questo qua è lo starter set, al contrario. Ma c'è un ambotto di roba dentro, cioè vi faccio vedere il tuo personaggio. Cioè con quel drago, sti fumettisti che ogni volta sono disegno ovunque. Era proprio quel drago. Comunque ci sono tutte le schede personaggio dentro, c'è un manuale con l'avventura, bello ciccioso, comunque sono 68 pagine, proprio con tutti i mostri e tutto quanto. Tra l'altro vedete, i miei bellissimi. Le regole, come vedete, sono veramente, sono 22, 30 paginette, ma con tutti gli esempi. Questo qua l'ho distrutto quando è uscito, abbiamo iniziato a giocarci immediatamente e poi figata delle figate, visto che siete tutti dei nabazzi e non sapete giocare, ci sono le schede già precompilate che vi dicono anche cosa fare quando livellate fino al quinto livello. Per €24.90 ragazzi è una figata. Oh, fantaurica! Il baffo! Il baffo. 50 euro tra due mesi! Ci metto dentro anche il bicchiere! Ma c'è la anche il mio DNA! Tutto! €24 Anche Thor Megalord! Piede! Tutto! Dov'è là adesso la copertina? Io faccio paura a passarti la roba. Incontrai personaggi nel mondo reale. Sì. Come Ome. Dove sono finito? Comunque... compro lo starter set, è veramente utile, è figo. Grazie, ero gentilissimo e sono abituato alla community di LOL, parlando con voi sembra di essere una community di angeli, vabbè, zio. Cioè, community di LOL, di WoW, cioè lì entri, se sei un nabbo devi solo morire, gonfio, noob, no, qua non è così. Qua è una figata, ci sono, non riesco a dire una non parolaccia, degli stupidini. Anche in questo mondo qua, come ovunque, ma è normale che sia, però non è paragonabile agli hater che ci sono nei videogame. Ma perché c'è una cosa, nel gioco di ruolo, quando trovi un altro giocatore, in realtà è una ricchezza infinita. Esatto.
perché bisogna giocare insieme davvero, cioè nella stessa stanza, cioè, quindi se trovi qualcuno che vuole giocare sei sempre... Che bello è condividere... Io no, ci sono una ricchezza infinita. No, ma ragazzi, che bello è, per esempio, giocato, chi ha giocato alle miniere per due o tre fanti? Che bello è parlare, come avete fatto quel pezzo lì? Roberto è morto, è Master di merda, no, è l'uccido. Cioè, è bello. L'ha fatto proprio così. Eh sì, che è la cosa bella del GDR. È perché è così bella la community del GDR? Perché crei delle storie assieme. Quindi le persone hanno voglia di parlare delle geste epiche che hanno fatto il PG. Tra 10 anni magari Dario, se giocherà, si penso che giocherà ancora perché conoscendolo, dirà: cazzo ragazzi, ho fatto la campagna con Nico. Nico, ti ricordi 10 anni fa che mi hai amputato il braccio? E dicevo: dove vado? Dove vado? Cosa braccio? Mentre lo dico, mi accorgo che non ho un braccio. Quanto tempo è passato? È questo, cioè io mi ricordo di cose epiche che hanno fatto i miei PG in passato. Mi ricordo di saltate sulla sedia, Dio se odio stare seduto, al 20, cioè il combattimento finale contro un drago, 2 PF io, 20 PF lui, era la 3.5. Fanico, cioè il prossimo sei morto, tiro, mi ero baffato con qualsiasi cosa, gli altri PG tutti quanti morti, tiro, 20. 20! Master tutti pieni cazzo! Ti scrivi come le uccidi! Fine la campagna, durata 2 anni e mezzo, cioè... Ma che è così? Io quando ci penso adesso penso al mio nano chierico gigantesco con l'ascia che decapita il drago. Non sa diventare giganteschi, scusa. La mia ascia gigantesca. A parte che già, ragazzi, a 3.5 potevi fare quello che volevi, potevi fare un titano, cioè nel senso era un attimino più overpower. Però questa è la bellezza del GDR. Vediamo un po'. Ultime cose, poi andiamo a berci birra. Siamo arrivati, mi sa. Siamo arrivati? Perfetto, allora vediamo un secondo. Nicola, mi consigli come ruolare un drago? Ho provato con un drago bianco giovane, giocatore è piaciuto, ma pensi di poter migliorare? Mangia fagioli e attaccati un accendino nel culo. Top ruolata ever! No! Che i draghi sono intelligentissimi, sono super carismatici. E fai una voce alla. Comunque Nicola ha vinto il premio media di oggi per una battuta sull'accendino nel culo. No, per chiudere la il premio terza media di oggi. Comunque ragazzi, detto ciò, beh dai, eravamo fuori fascia protesta a mezzanotte 05. Protesta. Max, non licenziarmi per questo, per cortesia. Ragazzi, grazie. Ci vediamo tra una settimana qua, che sarà il compleanno di Lorenzo. E il giorno dopo il compleanno tuo. Giorno mezzanotte. Che cazzo, no, di lecchino di merda che sei. Sul serio. Sai che è quasi fastidioso. L'altro giorno dicevamo che gli lecca così tanto il culo che sente la saliva in bocca. Non che scusate, ragazzi, è ora di chiudere. È arrivato il momento di chiudere, vi chiedo scusa. Scusa, sei disgustoso. Noi ci vediamo tra 10 minuti alla civetta sul Comò. Noi invece ci vediamo tra una settimana qua per la quinta sessione. Sì, che si torna a Milano. Dai, troppo fizzato. Perché tu non torni a Milano, però. Detto ciò, ci vediamo tra una settimana. E nel mentre, continuate a ruolare duro sempre. Ciao ragazzuoli, alla prossima settimana.